Buongiorno, buongiorno ai telespettatori di Studio 7 TV, quest'oggi in diretta dall'inaugurazione della nuova sede sociale di Banca Macerata, incontrata Acque Vive di Macerata, una giornata di sole, una giornata splendida che vedrà molti ospiti, anche ai nostri microfoni, in diretta televisiva per raccontarvi questa bella realtà tutta marchigiana, tutta maceratese, una realtà che vedete alle mie spalle, non solo bella come struttura, ma anche con tanti accorgimenti, ecosostenibile, tante particolarità, e noi le andremo a raccontare, a farvele conoscere, intanto con le nostre interviste. Vedo Roberta che già è pronta per la prima intervista con il suo primo ospite, quindi darei la linea proprio a Roberta. Grazie Mario, e noi siamo pronti per l'inaugurazione con il presidente onorario di Banca Macerata, Loris Tartuferi. Buongiorno, buongiorno a voi. È una bella giornata sotto tutti i punti di vista, sia per il cielo che splende abbastanza pulito e bello, e sia per l'occasione che oggi viviamo. Occasione che, devo dire, mi gratifica fortemente per avere contribuito a ridare al territorio una impresa importante per l'attività bancaria dopo gli sconquassi che ci sono stati e tutti, credo, ricordiamo negli ultimi 10-15 anni. E oltre a questa grande soddisfazione, che poi riprenderò un attimo, devo dire che ho anche una grande soddisfazione personale per essere riuscito, come dire, a completare un'operazione importante, appunto, sotto il profilo professionale, durata molti anni, piena di insidie, pericoli, rischi, attuata con grande determinazione, con molto amore, con molto impegno, con molta professionalità. E quindi, da un lato, c'è questa soddisfazione professionale, dall'altro, come dicevo e ripeto, la soddisfazione per così verificare il completamento del consolidamento di questa iniziativa imprenditoriale nata 17 anni fa. Io ricordo come se fossimo ancora in quel momento, i momenti della grande commozione, della grande soddisfazione della inaugurazione, appunto quasi 17 anni or sono, che si compiono il prossimo mese, quindi nel 2006, dell'apertura della vecchia, prima della vecchia direzione generale, dislocata su più locali in diversi fabbricati nel centro città. Poi, nella stessa mattinata, l'inaugurazione della filiale, delle uniche due filiali di allora, quella di Macerata il mattino e quella di Civitanova il pomeriggio. Ricordo con grande piacere quasi tutti i momenti di quella giornata, perché fu una gran bella cosa con molte autorità, con tante persone presenti. Da allora abbiamo fatto un percorso, come dire, che anche i non esperti, anche i non informati, anche le persone comuni possono vedere anche da questa locazione nella quale ci stiamo trovando in questo momento. È stato un percorso molto difficile perché abbiamo incontrato subito, quasi a ridosso dell'attività dell'apertura della banca. Nel 2007-2008 abbiamo avuto quella grande bufera mondiale economica, poi è seguito successivamente il terremoto, è seguita la pandemia. Sta seguendo l'ultimo fatto estremamente sorprendente ai tempi nostri, che è l'aggressione di uno Stato nei confronti di un altro. E quindi abbiamo vissuto tutto questo periodo, purtroppo, che ci ha comportato veramente grandissime difficoltà, grandissimi rischi di ogni genere. Però
però siamo riusciti a superare brillantemente tutte le difficoltà che abbiamo incontrato e oggi ci troviamo con questa bella soddisfazione che stiamo festeggiando. Devo dire che anche con grande soddisfazione e anche un pizzichino di orgoglio, se mi è consentito, che noi siamo arrivati a questa situazione in un tempo relativamente breve sotto il profilo della crescita di un'impresa, del consolidamento dell'impresa e del sostegno al territorio. Diciamo sostanzialmente breve che si tratta appunto di 17 anni, mentre altre imprese analoghe, locali, che svolgono la nostra attività, hanno impiegato molti decenni, se non addirittura secoli, per arrivare a questa, diciamo, situazione complessiva. E noi possiamo dire che anche di questo siamo molto soddisfatti. Non solo, diciamo ancora che oggi non rappresenta questa festa un punto di arrivo, anzi, al contrario, vogliamo far sì che la gente che ancora non ci conosce, perché siamo solidi, stiamo molto bene, abbiamo grandi progetti, ma siamo ancora di dimensione modesta, quindi abbiamo bisogno di crescere. E ci auguriamo che la gente che non ci conosce ancora possa approfittare anche di questa situazione appunto per avere migliore, conoscenza della situazione e possa anch'essa contribuire allo sviluppo successivo, che è un obiettivo irrinunciabile da parte della nostra banca, che continuerà ad agire con la stessa trasparenza, correttezza, dedizione, ascolto, professionalità, aperta a tutti per dare quel sostegno al territorio di cui il territorio ha grandissimamente bisogno. Bene, noi ringraziamo Loris Tartuferi, presidente onorario di Banca Macerata. Noi continuiamo con le interviste e passiamo la linea a Mario. Ed eccoci, grazie Roberta, con il presidente di Banca Macerata, il dottor Ferdinando Cavallini. Presidente, una bella giornata, una giornata particolare per un evento molto particolare, la nuova sede sociale di Banca Macerata. Una bella giornata in tutti i sensi, sole, bella gente, bella manifestazione, bell'evento, siamo un po' emozionati, devo dire, ma anche estremamente contenti e orgogliosi di aver raggiunto questo obiettivo, di aver costruito questo bel edificio che ha tante caratteristiche positive, ma la positività più bella è che dà la plastica dimostrazione di che cosa è oggi Banca Macerata, una banca solida, fortemente ancorata al territorio. E direi anche con grande trasparenza, che traspare, scusando un po' il gioco di parole, anche dalle vetrate, dall'ampia visuale, e non dimentichiamo anche che è stato rivalorizzato una parte di territorio di Macerata che si va a inserire in quel gioiello maceratese, non a caso, insomma, per il nostro territorio. Questa qui c'era una fabbrica dismessa, abbandonata, piena di detriti, adesso c'è questo gioiellino. Noi vogliamo dare il senso della trasparenza, ma non solo, vogliamo dare il senso dell'accoglienza. Noi vogliamo che questa diventi la casa di tutti, è casa nostra, è casa dei nostri soci, dei nostri dipendenti, dei nostri azionisti, ma vogliamo che diventi la casa di tutti i clienti, aspiriamo a far sì che questa possa essere il riferimento finanziario della comunità maceratese. Ci stiamo lavorando, molte soddisfazioni le stiamo registrando, ma possiamo migliorare, dobbiamo migliorare e speriamo sempre che la popolazione voglia comprendere quanto questa banca è disponibile ad accoglierla in tutti i sensi, accoglierla come clienti, ma anche accoglierla se hanno bisogno di utilizzare le nostre strutture, siamo a disposizione. Ma direi di più, una banca che sì, prende dal territorio, ma sta dando tantissimo al territorio sotto ogni forma, dal punto di vista sociale, dal punto di vista informativo, dal punto di vista sportivo. Non dimentichiamo il Banca Macerata Forum, se vogliamo entrare nell'ambito sportivo. E un po' forse sono questi i segreti del vostro successo.
Il segreto del nostro successo è di essere fortemente ancorati al territorio, fortemente conoscitori del territorio, fortemente orientati a creare ricchezza, quindi fortemente orientati a sostenere tutti coloro che creano ricchezza, ma noi stessi creiamo ricchezza. Mi piace dare un solo dato: noi riversiamo ogni anno sul territorio circa 5 milioni di valore aggiunto, fra dipendenti, fornitori di beni e servizi, fra... alla fine sponsorizzazioni varie. Ha ricordato lei lo sport, ma noi siamo presenti nella cultura, siamo presenti con la sponsorizzazione di musicultura, ma anche con altre manifestazioni culturali, siamo presenti nell'aiutare la sanità pubblica a dare un servizio più efficiente e più adatto ai tempi a tutta la comunità. Questi sono i nostri valori, questi sono i valori che vogliamo trasmettere, questi sono i valori che sembra ci stiano capendo, e noi siamo contenti di riuscire a esternarli, a farli comprendere bene. Banca Macerata, una banca, una ditta, una società, una famiglia presente nel territorio. Grazie a lei, Presidente, una buona giornata sicuramente, ma anche un buon proseguo di lavoro per Banca Macerata e per il suo team. Grazie a voi e grazie a tutti coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltarci. Grazie ancora, vedo che stanno arrivando altri ospiti e io darei la linea subito velocemente a Roberta per il proseguo di questa diretta. Grazie Mario, noi continuiamo dall'esterno di Banca Macerata con Tony Guardiani, direttore generale. Buongiorno, buongiorno a tutti. Che dire, oggi è una giornata che noi stavamo aspettando da tanto tempo, è veramente un evento straordinario poi trovarsi in una struttura come questa, a dir poco fantastica. Io pochi giorni fa, quando ci siamo insediati, insomma era il 20 febbraio, ai colleghi, ai ragazzi, e ho detto solo poche parole, insomma, per noi è un sogno che si realizza e dobbiamo solo essere fieri e orgogliosi, insomma, di far parte, di lavorare in e con questa azienda. È un'azienda che abbiamo sentito prima dalle interviste, in continua crescita da molto tempo per la provincia di Macerata. Il futuro? Allora, il futuro vediamo, vediamo, diciamo che è una banca che si pone degli obiettivi importanti, soprattutto avere un respiro di carattere almeno regionale, se non addirittura interregionale. Però ora pensiamo a quello che siamo riusciti a fare, e già anche l'anno in corso, l'ultimo bilancio per esempio è stato il più bel bilancio da quando la banca è stata fondata. L'anno in corso contiamo di quantomeno confermare i dati già acquisiti nell'anno precedente, e quindi stiamo lavorando per questo. Poi il futuro lo vedremo. Lo vedremo appunto, e allora andiamo a goderci questa inaugurazione di quest'oggi. E noi ringraziamo Tony Guardiani, direttore generale di Banca Macerata. Ripassiamo la linea alla regia. E una struttura del genere veramente merita tanti applausi, ma ha avuto anche tanti mesi, qualche anno di progettazione, di realizzazione. Andiamo a scoprire un po' le particolarità di questa struttura ecosostenibile di Banca Macerata. Lo facciamo con il suo progettista, dottor Mauro Gastreghini. Una bella realtà. Come è nato il progetto? Come si è sviluppato? Ma quando la banca ci ha chiesto di realizzare il concept per la nuova sede, ci siamo posti il problema di quali erano gli obiettivi da raggiungere, e quindi siamo partiti dalla mission della banca, cioè una banca legata al territorio, e quindi abbiamo pensato che l'edificio dovesse parlare del territorio e dovesse parlare col territorio, anche perché si inserisce in questa splendida valle, questa Val di Chienti, quindi abbiamo pensato a un edificio che prendesse anche i riferimenti anche dell'architettura della valle, l'architettura rurale marchigiana. Quindi abbiamo impostato un edificio che non fosse un unico edificio grande, magari troppo imponente, e per potersi relazionare con il contesto, con questo contesto agrario rurale, ma bensì un edificio composto da più elementi, che oltretutto avesse una forma
che richiamasse le forme antiche, no? Cioè con queste doppie la doppia falda dei corpi semplici con la doppia falda sopra, e quindi richiamasse sia l'architettura rurale ed anche le emergenze architettoniche. Faccio un esempio che è qui a pochi chilometri di distanza, Santa Maria a Piedichienti, che ha questa forma, no, allungata con questo tetto a capanna. Quindi l'idea è proprio questa, cioè di creare un edificio che dialogasse con il territorio e che fosse inglobato nel territorio, che fosse compreso. Tant'è vero che altra caratteristica sono questi fronti tutti vetrati, no? Che da un lato devono trasmettere la trasparenza della banca, cioè questa volontà di essere trasparente, ma nello stesso tempo è anche una volontà di vedere il territorio e far entrare in territorio al suo interno. Integrarsi con il territorio rispettando nella natura, ma soprattutto rispettando quello che adesso è un po' la mission mondiale, quella, sì, della sostenibilità, dell'eco, del biologico, quindi del naturale. Sì, assolutamente, tant'è vero che è una struttura che è stata realizzata con criteri contemporanei. La struttura principale è in realtà una struttura in acciaio che noi non vediamo, e tutto il rivestimento è composto da tamponatura a secco. Questo fa sì che l'edificio sia completamente riciclabile, se vogliamo, quindi in un futuro molto lontano, ma insomma rientra in questa nuova logica di realizzare edifici che siano compatibili con il territorio e con il loro recupero. Ogni inaugurazione, immagino anche per lei, è sempre una grande emozione, mai un ripetersi di un déjà vu. No, anche perché per noi ogni progetto è nuovo, cerchiamo sempre di non progettare con dei cliché, ma cercare di entrare nel progetto cercando di recepire i bisogni dei committenti, in questo caso della Banca Macerata, e rispondere in una maniera personale, in una maniera peculiare. Mi sembra che le risposte ci siano tutte e sono sotto gli occhi di tutti, dei nostri telespettatori. Ringraziamo il nostro ospite e ridarei la linea a Roberta per il proseguo. Grazie Mario, e noi continuiamo dall'esterno di Banca Macerata con Alessandro Giuricin, ingegnere di progettazione integrata, e adesso ci spiegherà come ha incastonato questa struttura nel gioiello verde dell'interno maceratese. Buongiorno, si tratta di progettazione integrata quando il committente, il CDA di Banca Macerata, ci ha richiesto di realizzare un edificio che sia aperto al contesto, sia incastonato nell'ambiente e che sia ospitale verso il territorio. Dal punto di vista della progettazione integrata si tratta quindi di un coordinamento di tutte le discipline, quindi la struttura, la parte impiantistica, la parte architettonica. Tutti questi elementi concorrono al risultato che state vedendo oggi, e quindi da parte nostra c'è stata la professionalità in ogni singola disciplina e nel coordinamento delle stesse. Il tutto nell'ottica della sostenibilità ambientale e dell'efficienza energetica, ma partendo da un concetto di integrazione ambientale e di sicurezza, in particolare sismica. Bene, poi ci parlava anche del basso impatto ambientale. Questo edificio quindi ha veramente un basso impatto ambientale, che oggi è un tema molto sentito. Questo edificio è considerabile un edificio NZEB, Near Zero Emission Building. Infatti, oltre ad essere in classe energetica A4, è alimentato per il riscaldamento e per il raffrescamento solamente con pompe di calore, quindi non c'è nessuna fonte di vettore termico, energetico, gas, metano, quindi non ci sono emissioni di CO2. In più c'è un impianto fotovoltaico da 95 kW che consente di autoprodurre l'energia elettrica necessaria al fabbisogno della gestione dell'edificio. Quindi questo vuol dire risparmiare circa 68.000 kg di CO2 all'anno, che non vengono quindi emessa. Ci sono poi delle soluzioni innovative come i sistemi di ricarica nei parcheggi o anche i sistemi di sanificazione degli ambienti. Il tutto però viene contestualizzato nell'integrazione architettonica e nel comfort ambientale, quindi è un ambiente anche facile da vivere.
Bene, noi ringraziamo allora Alessandro Castricin per il suo contributo e per averci spiegato questo edificio dal punto di vista energetico. Grazie. Grazie e ripasso la linea a Mario, già pronto con il prossimo ospite. Quale migliore occasione, inaugurazione di Banca Macerata, per andare a conoscere il vicepresidente dell'ABI, il dottor Camillo Venezio. Dottor Venezio, prima volta a Macerata, immagino, in questa struttura. Qual è la sua prima impressione intanto? Beh, che bella che è, sono contento di essere venuto qua. Gli amici della Banca di Macerata sono proprio bravi e si sono fatti una gran bella sede, ma io vengo qua anche a parlare questa mattina di un concetto che prendiamo dall'ecologia, l'importanza della biodiversità per l'economia italiana, l'importanza della biodiversità nel mondo bancario per l'economia italiana. L'economia italiana che è la seconda manifattura in Europa, con una situazione che il 95% delle imprese ha meno di 10 dipendenti. Quindi noi siamo più importanti in Europa per la presenza di micro e piccole e medie imprese. Ed è chiaro che per sostenere queste imprese nella loro crescita, nella diversificazione dei loro mercati, è importante che ci sia una differenziazione del mondo bancario. Ci siano grandi banche, medie banche e piccole banche. Le grandi banche sono in larga misura prevalentemente degli ipermercati di servizi finanziari e assicurativi. Le piccole banche sono strutturalmente, direi geneticamente, più adatte a sostenere le microimprese e le famiglie che sono intorno a loro. Parlando invece dell'economia nazionale, lei in tempi non sospetti, inizio di gennaio più o meno, ha detto ci vorranno ancora un paio di trimestri per far cessare questo momento negativo e vedere una ripresa, e i numeri mi sembra che le stiano dando ragione. Sì, sono molto contento, perché era fine anno, io dissi guardate, c'erano allora delle previsioni piuttosto negative, comunque di recessioni, dico ma male che vada secondo me ci saranno due trimestri di forse lieve recessione o comunque stagnazione per poi riprendere. In questo momento ho avuto ragione, devo dire che una cosa sono gli studi, le previsioni, i modelli molto molto importanti degli economisti, l'altra cosa è vivere sul mercato, e noi banche regionali, locali, viviamo sul mercato e quindi percepiamo le sensazioni dei nostri clienti, le famiglie, le imprese, e le sensazioni non erano così brutte. Detto questo, nulla è dato per il futuro, però per adesso stiamo andando non male, ecco. I numeri danno ragione e un po' di fiducia ci vuole sia verso gli investitori sia verso le banche ovviamente. Vabbè, questo non c'è dubbio, sì, ma in generale le banche italiane sono solide e tranquille perché sono in un contesto di regole molto molto rigorose, e chi sta in questo contesto di regole molto molto rigorose ha una clientela che può stare tranquilla. Grazie, grazie infinito. Grazie a voi. Ringraziamo il vicepresidente di ABI e per il momento è quasi tutto, forse dovremo avere ancora un'ultima intervista, una delle ultime interviste. Ripasso la linea a Roberta. Grazie Mario, noi continuiamo con il sindaco di Macerata e presidente della provincia di Macerata, Sandro Parcaroli. Allora sindaco, oggi è un giorno felice per Macerata, ma credo anche per tutta la provincia. Sì, oggi è molto importante perché voi pensate che questo progetto ambizioso è nato nel 2006, oggi sono passati 17 anni e vedete che bel edificio che oggi inauguriamo. Io penso, dato che vengo anche dall'azienda, penso che l'edificio rispecchia l'azienda che è dentro, e qui vedete cemento, vetro, bellissimo. È un progetto ambizioso dove la banca sta andando avanti, sta capitalizzando sempre più la banca per dare dei crediti a tutto il territorio, alle imprese, a singoli cittadini. E un'altra cosa importante è che la banca sta coprendo dei posti sui nostri paesini, diciamo, sulle nostre cittadine, dove le banche più grandi sono andate via. E questo è veramente un punto importante, perché nei paesini abbiamo sentito alla ribalta delle cronache ultimamente vengono smantellati numerosi servizi. Sì, vengono smantellati numerosi servizi. Noi abbiamo
una popolazione abbastanza invecchiata che per accedere a fare tutti questi servizi online trovano difficoltà. Quindi avere la banca, la persona che li consiglia, che umanamente gli apre lo sportello, gli dà le pensioni, gli mette questi soldi che loro hanno in deposito, gli danno degli utili su questi, è una cosa molto importante per tutte queste persone. Bene, noi ringraziamo il sindaco Sandro Parcaroli e continuiamo dall'esterno di Banca Macerata con Mario. Siamo veramente pronti per l'ultima intervista e abbiamo con noi il direttore di Milano Finanza, il dottor Roberto Sommella. Una bella giornata, le Marche già le conosce, ma parlando di finanza e finanza marchigiana, cosa potrebbe dirci? Intanto buongiorno, ma io credo che le Marche mantengano ancora intatto quel DNA imprenditoriale che ha fatto il successo del boom economico negli anni 60, cioè umiltà, lavoro e visione. Ecco, queste sono tre cose che fanno il DNA degli imprenditori marchigiani, che partono magari dal nulla e costruiscono delle realtà solidissime. In questo senso banche piccole e medie, come la Banca di Macerata, sono fondamentali perché noi abbiamo un territorio economico, un tessuto economico fatto di piccole e medie imprese che hanno sostenuto l'Italia nei momenti più difficili che abbiamo alle spalle, io mi auguro. E quindi per dare benzina al motore, che sono le piccole e medie imprese dell'Italia, servono piccole e medie banche. Le due cose si sposano perfettamente. Economia italiana che si integra con quella europea, doverosamente, sì. Lei è convinto europeista non a caso e anche un'associazione che si rivolge all'Europa. Sì, io sono europeista, talmente europeista che sono cittadino onorario di Ventotene, dove è stato scritto il manifesto federalista nel 1941 al confino fascista da Spinelli, Colorni e Rossi. Io credo che noi siamo, oltre che fondatori dell'Unione Europea, oltre ad avere un destino comune a tutti gli altri paesi, abbiamo questa caratura in più rispetto agli amici francesi e tedeschi. Sappiamo rialzarci molto rapidamente dalle difficoltà. Questo è quello che ci hanno insegnato i nostri padri dopo la guerra ed è questo quello che dobbiamo avere come obiettivo comune. E di andare comunque sempre di più verso un'integrazione, e credo che poi nello specifico territori come le Marche abbiano insegnato a tutti che partendo da un piccolo posto si può conquistare il mondo. Lei parla di Europa anche, e parlava prima di Ventotene, non a sì. caso anche un festival che la sì. vede protagonista, organizzatore sì. diciamo di questo importante evento. Sì, io sono presidente dell'Associazione La Nuova Europa, che ha fondato a Ventotene per l'appunto una scuola d'Europa. Siamo convinti che i giovani europei siano prima europei che francesi, prima europei che tedeschi, prima europei che italiani, e lì a Ventotene ogni maggio, quest'anno dall'8 al 13 maggio, invitiamo una cinquantina di studenti provenienti da tutti i licei europei tra i 16 e i 18 anni, proprio per fare delle lezioni di cittadinanza, di economia, di storia. Siamo convinti che gli italiani abbiano anche questo compito, tramandare quello che è stato fatto dai nostri padri. E Ventotene è un'isola simbolica e il manifesto di Ventotene è ancora la Costituzione europea non scritta. Ha detto Kant: se vuoi la pace federa gli stati. Credo che la guerra in Ucraina stia dimostrando quanto fosse importante quello che diceva il filosofo e come sia importante poi anche il messaggio del manifesto di Ventotene, che questo sostiene. Non dimentichiamoci che lo sostenevano questi connazionali al confino fascista nel 1941, quando Hitler sembrava imbattibile. Quindi l'integrazione, anche quando è difficile, si può raggiungere. Imparando, seguendo la storia che spesso si ripete, si possono a volte evitare gli errori o quantomeno migliorare i risultati. Sì, sì, non c'è dubbio. Io sono convinto che se ci fosse stata già una difesa unica europea, un esercito unico europeo, probabilmente non avremmo avuto un dilagare così drammatico della guerra in Ucraina. Però la nostra terra europea è una terra di libertà e questa è una calamita fortissima. Credo che i diritti nel nostro spazio comune siano garantiti molto più che nel tutto il resto del mondo. Questo è un valore che non dobbiamo mai dimenticare.
Grazie, grazie al dottor Roberto Sommella per essere stato qui con noi e per essere appunto anche un riferimento per questa importante giornata. Grazie e buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi. Grazie ancora, con questa intervista è veramente tutto. Diamo immediatamente la linea alla regia per inaugurazione, convegno e ovviamente il proseguo della giornata. Prego, prego, raggiungeteci prego. Pure. Prego, tutte le autorità per cortesia se vengono di qua. Onorevole comandante, rettore, sindaco Carancini, sindaco Ciarapica, che dobbiamo andare un po' dietro. Sì, io ho seguito Fabio. Aspetta. Facciamo fare a loro. Perfetto, perfetto, io sono già munita di microfono, quindi possiamo procedere. Presidente Cavallini e Sindaco Sandro Parcaroli procedono al taglio del nastro. Presidente Tartuferi. Ah, Presidente Tartuferi. Tanto grazie Coco, ti vuoi liberare da un incarico, da un peso. No, io so che ci tieni, io non ci tengo. Lo stava dicendo, ma guarda, stava dicendo che lui non ha tagliato tanti lanci, è contentissimo. C'è uno scarico di responsabilità, no scherzo. Andiamo. Prego. Pronti? Uno, due, tre. Un bel applauso con il taglio del nastro. Inauguriamo ufficialmente la nuova sede sociale di Banca Macerata. Tanto ringrazio anche tutti voi presenti. Grazie. Grazie sindaco. Un pezzo freddo, Grazie, grazie. Io non ci sono, però un pezzo freddo. Ciao. Sì, l'ha preso. Perfetto, ci siamo. Ce l'ho. Grazie. Grazie, grazie mille. Voi la puntate? Ci spostiamo all'interno. Allora invito tutti ad prendere posto, ad accomodarsi, perché tra poco ci sarà la benedizione del vescovo della diocesi di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi, che ringrazio. Prego, accomodatevi pure. Siamo usciti. Sì, dove sta? Grazie.
posso anche fare una battuta, tranquilli, non sono barzellette di Berlusconi, sono cose tranquille. Nel gruppo dei 12 apostoli di Gesù, due si occupavano di economia. Uno era San Matteo, che è diventato santo e addirittura evangelista, e l'altro era Giuda, ad indicare che il terreno dell'economia è complicato. Si può diventare o grandi santi o creare grossi problemi. Quindi quello che chiediamo come benedizione al Signore è aiutarvi in questa responsabilità nel gestire in un territorio complesso dove ci può essere l'occasione di fare tanto bene, la tentazione di fare male, il sostegno e l'aiuto del Signore. Ci possiamo mettere in piedi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Cristo Gesù ha manifestato la grande dignità del lavoro quando egli stesso, verbo del Padre fatto uomo, volle essere chiamato figlio del carpentiere e usò con le proprie mani gli attrezzi dell'umile officina di Nazareth. Così egli tolse l'antica maledizione, conseguenza del peccato, e trasformò la fatica umana in fonte di benedizione. Quando infatti il lavoratore si applica alle cose materiali e temporali, facendo del quotidiano impegno un'offerta al Creatore, purifica se stesso. Sviluppa con il braccio e con l'ingegno il progetto della creazione, così associato a Cristo il Redentore, nell'esercizio della carità va incontro ai fratelli più poveri e costruisce la civiltà dell'amore. Rivolgiamo dunque la preghiera a Dio nostro Padre per l'intercessione di Maria e di San Giuseppe, perché benedica e protegga quanti verranno a lavorare in questo luogo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Preghiamo, o Dio, che sei largo nelle tue benedizioni, a quanti nell'ambito della ricerca tecnica e scientifica si sforzano di operare con coscienza retta e illuminata. Concedi a questi tuoi figli di saper individuare con il tuo aiuto valide soluzioni teoriche e pratiche per mettere il frutto della loro creatività a servizio del bene comune, per Cristo nostro Signore. Amen. Dio Padre di bontà, che ha reso il popolo responsabile del suo prossimo, perché il fratello aiuti il fratello, vi doni la sua benedizione, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. E davvero un buon lavoro a tutti quelli che verranno a lavorare, quindi anche un'accoglienza serena a tutti quelli che qui si troveranno a dialogare, a conoscere. Mi permetto solo di dire una cosa molto pratica: non sono un esperto di economia, sono un vescovo, però sono convinto che lo sviluppo e la tutela economica del territorio sia una cosa importante. Per cui nel mondo globale c'è posto per il globale ma anche per il locale. Dove si lavora bene c'è spazio sia per i grandi che operano a livello globale che per i piccoli che operano nella prossimità, nella vicinanza e nel contatto con le persone. Quindi c'è posto per tutti se si lavora bene. Auguri. Grazie. Ciao. Un'istituzione legata fondamentalmente al territorio, diceva bene.
vescovo chiamava la prossimità. Visita, beh, questo è un progetto che nasce proprio dall'esigenza di realizzare una nuova sede direzionale rappresentativa ed efficiente, quindi collegata profondamente a questo territorio e un punto di riferimento per tutta la zona circostante, quindi un elemento unico anche a livello architettonico, ma soprattutto rappresentativo a livello strutturale. Un saluto ai dipendenti che ci stanno seguendo, ai consulenti della banca che sono collegati con noi dalla sala Montessori, anzi facciamo un applauso. E un saluto anche ai colleghi giornalisti collegati nelle sale stampa. Adesso chiamo subito qui per un saluto il presidente onorario di Banca Macerata, Loris Tartuferi. Vorrei ringraziare il cielo per la bella giornata che ci ha riservato. Oggi stiamo vivendo una cosa veramente, forse anche inaspettata, dato i tempi che abbiamo visto, i giorni che abbiamo visto. Autorità, signore e signori, è per me un grande onore ed un vero piacere porgervi il più cordiale benvenuto e ringraziarvi per la vostra gradita presenza. Spero di vincere la forte emozione e di riuscire a nascondere la profonda commozione che mi invadono in questo momento lungamente atteso, in cui possiamo esprimere la grande soddisfazione di essere finalmente riusciti a dare una casa propria alla nostra banca. È per controllare meglio questi miei stati d'animo che preferisco leggervi le seguenti note anziché parlarvene a braccio, anche perché mi trovo in una situazione per me del tutto inusuale di fronte ad un uditorio così importante e numeroso. Se mi riporto con la memoria al tragitto che abbiamo dovuto percorrere per arrivare a tagliare questo traguardo, posso affermare che esso non è stato certamente facile né tantomeno scorrevole. I 17 anni di operatività della banca che si compiono nel prossimo mese di maggio e che si aggiungono agli altri 4 circa richiesti dalla fase preparatoria sono infatti risultati ricchi di sentimenti, di accadimenti e di ostacoli di ogni genere. La tremenda crisi mondiale scoppiata nel 2007-2008 a ridosso dell'avvio dell'attività operativa della banca, con così grandi ripercussioni purtroppo protrattesi fin quasi ai giorni nostri. Il terremoto che ha successivamente devastato grandi zone del nostro territorio, la pandemia con il coronavirus verificatasi poco dopo e, da ultimo, la guerra scoppiata alle porte dell'Europa un anno fa. Tutto ciò ed ogni connessa conseguenza sono certamente nella memoria di tutti. Unitamente al fortissimo rischio di fallimento insito nell'iniziativa, tali avvenimenti hanno reso ancora più problematica ed in qualche fase addirittura messo in pericolo la realizzazione del progetto. All'inizio esso aveva dovuto subire anche le poco piacevoli e non certo bene auguranti espressioni di sarcasmo, se non addirittura denigratorie, espresse da più parti, peraltro controbilanciate e superate dal grande entusiasmo popolare invece manifestatosi con la raccolta del primo capitale sociale, poi nel tempo addirittura quintuplicato nel suo ammontare. Certamente per fortuna, ma anche e soprattutto per la grande professionalità di tutti i propri esponenti e collaboratori, in totale autonomia ed indipendenza, la banca ha quindi saputo superare tutte le difficoltà incontrate. È riuscita a modificare quel sentimento iniziale di derisione e in quello attuale di diffusa ammirazione, nonché
via via, è riuscita a nonché via via ha potuto ritagliarsi nel tempo il ruolo ancora modesto, ma indubbiamente già molto importante, conseguito fin dall'inizio per il sostegno dell'economia e per il benessere del nostro territorio. Territorio che, come si può interpretare dalle linee e dai colori del logo della banca, ne costituisce anche l'emblema. Tuttavia il traguardo raggiunto, pur importante di per sé, non può e non deve essere considerato un punto di arrivo. Al contrario, sia con i propri mezzi soltanto, o preferibilmente con apporti aggiuntivi che farebbero aumentare la dimensione dell'istituto e quindi la sua possibilità di soddisfare meglio le grandi esigenze delle comunità locali, la banca continuerà indubbiamente con rinnovato impegno a perseguire ogni altro importante obiettivo possibile. È pertanto auspicabile che l'attuale momento di legittima soddisfazione possa divenire il punto di partenza di un circolo virtuoso che, con spirito di fattiva collaborazione, potrebbe essere avviato tra la banca e le forze economiche locali, fino ad ora rimaste nel complesso alquanto indifferenti e sostanzialmente estranee alla nuova realtà. Insieme agli attuali azionisti, ma senza più i pericoli ed i rischi da loro a suo tempo affrontati, le dette nuove forze potrebbero infatti contribuire, come ripeto, ad un più veloce sviluppo dell'operatività della banca e ne agevolerebbero la possibilità di soddisfare più compiutamente le già citate grandi necessità bancarie del territorio, la cui economia, in gran parte matura, quindi fragile ed anche in fase di ristagno, sta infatti soffrendo ormai da lungo tempo e risulta ora ulteriormente danneggiata dall'abbandono in atto di molti presidi territoriali da parte di alcune banche nazionali. Si potrebbe così conseguire anche un altro non trascurabile beneficio connaturato a Banca Macerata, quello di riversare sul territorio l'intero valore aggiunto prodotto. Ciò a differenza di quanto avviene da parte di tutti gli altri istituti, sia nazionali che territoriali, a causa della presenza dei rispettivi capigruppo che, detenendone la maggioranza, beneficiano della maggior parte dei loro redditi che poi possono reinvestire a loro scelta in tutt'altre zone. È quindi evidente che, se agissimo tutti insieme ed avessimo unità di intenti, potremmo fare soltanto del bene alle nostre comunità. In chiusura desidero ringraziare sentitamente le molte centinaia di azioni che hanno consentito l'esistenza della banca e tra loro in particolare quelli che partecipano al patto di sindacato, indirizzando e garantendo la sua stabilità di governo. Ringrazio tutti i dipendenti, tra i quali specialmente i coraggiosi 14 impiegati iniziali. Ringrazio i direttori generali che si sono succeduti nel tempo e tra essi in particolare l'amico Ferdinando Cavallini. Principale artefice del superamento delle non semplici difficoltà incontrate nel tempo e dell'attuale ottima condizione dell'istituto. Ringrazio infine i numerosissimi clienti fin qui acquisiti, nonché tutti coloro che hanno contribuito a realizzare la bella struttura in cui ci troviamo, certamente rappresentativa e molto versatile. Molte grazie a tutti coloro che mi hanno accompagnato, assistito e sostenuto nello svolgimento delle mie funzioni e tra essi in particolare i componenti del comitato promotore, i consiglieri di amministrazione,
nonché i componenti del collegio sindacale della banca e le diverse autorità di vigilanza. Un riconoscente grazie al graditissimo ospite di onore di questo evento, il dottor Camillo Venezio, grande esperto sostenitore della diversificazione dei sistemi bancari, e dal suo intervistatore, il dottor Roberto Sommella, i quali potranno intrattenerci sui temi della grande utilità delle banche territoriali e su altri argomenti di attualità. Grazie infine a voi tutti per la cortese attenzione ed un grande augurio a Banca Macerata per un futuro ricco di nuovi successi. Grazie mille al presidente onorario di Banca Macerata. E adesso inviterei qui il sindaco di Macerata e presidente della provincia di Macerata, Sandro Parcaroli. Buongiorno a tutti, un caro saluto a tutte le autorità presenti, sia civili che militari, e come ha detto il presidente, a tutti anche i dipendenti della banca e anche a tutti i direttori che sono presenti nelle varie banche italiane. 2006, a maggio, partiva questo sogno, perché veramente è stato un sogno, con 12 dipendenti, con un progetto che... Però quando uno sogna, poi dopo, se quello lassù ci vuole bene, lo fa avverare, e questo si è avverato. Io devo ringraziare molto quello che sta facendo la banca, perché lo sta facendo come presidente della provincia, ma come sindaco di Macerata, per quello che sta facendo per tutto il nostro territorio. Per motivi dello sviluppo bancario italiano e anche europeo, tante banche stanno andando via da paesi piccoli. Invece la banca, la nostra banca, io dico anche nostra perché mi sento anche partecipe a questa banca, di essere vicino a questa banca, sta aprendo delle filiali su questi paesini, dove purtroppo è bene, perché la vita sta aumentando, uno era anziano a 60 anni, 65 anni, e oggi la vita sta andando verso un'età più alta. E queste persone hanno bisogno di una banca locale, non è che possono andare, non sanno andare su internet e fare delle operazioni bancarie, se non gliele fa i nipoti loro non gliela fanno. Quindi avere una banca locale che vive nel territorio è molto importante. È una banca dove noi anche tutti i cittadini del territorio dobbiamo stargli vicino, perché è una banca che è nata da 17 anni, una banca che deve essere patrimonializzata sempre di più, perché per far sì che dà dei crediti sia alle persone e alle aziende del territorio, bisogna che noi aiutiamo anche questa banca, senza togliere niente alle grandi banche. Poi che dire, oggi abbiamo tagliato il nastro, io dico sempre che dove uno lavora, gli edifici del lavoro rappresentano le persone che stanno dentro, e in questo caso la banca che è, perché questo è un locale bellissimo dove vivere e lavorare penso che sia dignitoso e anche bello. Guardate quanto è bella, e quindi vuol dire che questa banca è bella. Grazie. Grazie mille. Adesso chiamo qui il direttore generale di Banca Macerata, Tony Guardiani. Grazie, anch'io il foglio. Vabbè, di nuovo buongiorno a tutti, con quelli con cui non ho avuto modo di incontrarmi fuori, e quindi rinnovo il buongiorno. A mio nome e a nome dei dipendenti e collaboratori di Banca Macerata ringrazio tutti voi per essere intervenuti. Questo è un momento che aspettavamo da tanto tempo, è un evento che per tutti noi rappresenta di fatto un sogno che si realizza. Ci siamo insediati e avviato l'operatività in questo nuovo edificio lo scorso 20 febbraio, ed in quell'occasione ai miei colleghi e collaboratori ho semplicemente detto queste poche parole: finalmente anche Banca Macerata ha la sua casa,
e sono certo che ogni giorno che verrà, entrando qui nella nostra casa, capiremo sempre di più quanto siamo fortunati a lavorare in e con questa azienda. Dobbiamo essere fieri e orgogliosi di farne parte. Oggi, con l'inaugurazione della nuova sede, oserei dire una struttura fantastica, inizia un nuovo capitolo della storia di Banca Macerata, della nostra storia, che ci proietta verso altri importanti traguardi, sempre più ambiziosi e sfidanti. L'edificio è stato costruito nel rispetto delle più innovative ed efficaci regole edificatorie antisismiche, nonché rifinito con materiali di pregio e tecnologicamente avanzato. È dotato di un parco fotovoltaico che ci permette di perseguire l'autonomia energetica, data l'elevata sensibilità della banca alle tematiche ESG. Al contempo è stata dedicata particolare attenzione al rispetto dei più alti standard qualitativi atti a garantire la sicurezza e la salute del personale nell'ambiente di lavoro, vista anche l'esperienza purtroppo vissuta con l'emergenza sanitaria di questi ultimi anni. Il progetto contempla anche un auditorium, questo dove siamo ora, costruito per ospitare eventi e convegni, un'ampia area destinata a parcheggio pubblico e tutta l'area verde esterna con oltre 200 piante fra ulivi, pruni, gelsi e quant'altro. Di fatto un progetto, poi i tecnici che interverranno dopo spiegheranno un po' meglio i tecnicismi, che nel suo complesso nasce con la particolare attenzione all'impatto ambientale, già a partire dal design costruttivo che tiene conto dello stile architettonico tipico della campagna maceratese, con il preciso intento di ripristinare un ambiente che sia in linea con il parco agrario della Valle del Chienti. Più in generale, tutte le tematiche ESG sono state organizzate all'interno di uno specifico piano di azione definito dalla banca. E per quanto riguarda il tema della salvaguardia dell'ambiente, Banca Macerata è costantemente impegnata su diversi fronti. Basti pensare che ormai per noi prassi consolidate e ben definite l'utilizzo di carta riciclata, la raccolta differenziata e l'utilizzo di dispenser per l'acqua al fine di contenere lo spreco di plastica monouso, lo smaltimento delle cartucce delle stampanti, il risparmio energetico attraverso l'uso di materiali e tecnologie compatibili, tutte a basso consumo. E inoltre è stato avviato il processo di digitalizzazione volto alla totale dematerializzazione della documentazione, alla firma digitale e quindi ad una progressiva graduale riduzione della stampa dei documenti. Banca Macerata guarderà con sempre maggiore favore inoltre a tutte quelle imprese che miglioreranno e o innoveranno impianti e processi con attenzione alla sostenibilità ambientale, al fine di creare una virtuosa rete sostenibile anche con i diversi partner. A conferma della vocazione green della banca, l'occasione stessa del traslogo della sede è stata sfruttata per distruggere, triturare, un rilevante quantitativo di carta documenti che è frutto del lavoro di 16 anni attraverso una società che fa parte di un network che si chiama Free Nation, e questa operazione ci ha permesso di partecipare, è poca cosa, però è un importante progetto chiamato Eden Reforestation Project di riforestazione del Madagascar. Abbiamo avuto la possibilità di piantare ben 5 alberi a compensazione di circa 200 kg di CO2. Allora, proprio durante il trasloco ho ritrovato una brochure predisposta dall'allora comitato promotore della costituenda banca della provincia di Macerata, e mentre lo leggevo mi è sembrato in poche righe di rivivere tutta la storia vissuta in questi anni di Banca Macerata, e tutti i messaggi in essa contenuti si presentano quanto mai di grande attualità, ancorché siano passati molti anni, 20 anni. In questa brochure si diceva: nasce una grande banca, nuova e subito familiare. Eh sì, si pensava subito in grande, Presidente. Si diceva che la volontà precisa fosse quella di essere una banca vicina alla persona e recuperare la tradizione delle istituzioni creditizie locali, a differenza dei grandi gruppi bancari extraterritoriali. Ora mi chiedo cosa ci sia di più attuale. Quotidianamente si parla del fenomeno della desertificazione bancaria dei nostri territori e dell'abbandono dei nostri paesi dell'entroterra, con conseguente impoverimento purtroppo sia economico che sociale. Si diceva: vogliamo diventare il punto di riferimento della famiglia,
del professionista, della piccola impresa locale, per la promozione e l'incentivazione dello sviluppo economico, culturale e sociale delle zone nelle quali operiamo, coniugando al meglio le fonti di raccolta con il supporto a iniziative socialmente utili. La missione allora dichiarata per noi rappresenta ancora oggi la nostra stella polare. Questi erano i valori di allora, lo sono stati nel corso di questi anni e lo saranno ancora di più nel prossimo futuro, sempre ispirandosi a principi etici, massima professionalità e soprattutto senza alcun rischio per i clienti che hanno investito in modo sano, tranquillo e sicuro nella nostra banca. Quindi in ogni cosa che facciamo, che abbiamo fatto e che faremo, vogliamo dimostrare la nostra affidabilità, lealtà, serietà, trasparenza e flessibilità, proponendo, come si usa dire in questi casi, soluzioni su misura. Ora però vorremmo aggiungere anche qualcosa in più: essere una banca di casa. I nostri clienti, i nostri soci, quando entrano in Banca Macerata si devono sentire a casa. Concludo dicendo che quello che fu detto e fu scritto in questa brochure, con tutte le nostre forze abbiamo provato a farlo, lo abbiamo fatto, lo facciamo e sempre continueremo a farlo. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Grazie mille. E adesso chiamo qui, proprio per raccontarci anche un po' la storia architettonica di questo posto, l'ingegnere che si occupa di progettazione integrata della Master Suite SRL, Alessandro Giuricin. Buongiorno a tutti, l'emozione anticipa il mio intervento. E parto però dalla parte istituzionale, insomma, quindi ringrazio il CDA, il Presidente, il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale per l'opportunità che ci ha concesso e l'onore di essere qui a risultato finito. L'innesco di tutto è nato nella primavera del 2018 con un'analisi di fattibilità di un concept che cercava di coniugare l'idea della banca del territorio con un progetto ambizioso per mettere in fila tutti quanti questi desideri. E ad oggi ci troviamo in un contesto che è concepito per enfatizzare la sicurezza, l'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale, ma soprattutto la qualità degli ambienti di lavoro, accolti i dipendenti, ma soprattutto accolti tutti quanti gli operatori del territorio. È un contesto isolato, si pone come vetrina per il territorio, e non ci dimentichiamo che parte da un'area industriale, quindi questo territorio era un'ex area industriale dismessa, quindi siamo anche nel concetto di recupero di economia circolare, perché abbiamo valorizzato un territorio che sarebbe stato abbandonato e dismesso. Quindi la nostra funzione è stata quella di dover integrare nella nostra progettazione integrata tutte le aspettative del concept architettonico, del fabbisogno del committente e declinarlo attraverso le migliori scelte tecnologiche, quindi quelle strutturali, quelle energetiche e quelle di ecosostenibilità ambientale, sempre nell'ottica del comfort ambientale, sia per i collaboratori interni che per gli ospiti che verrebbero qui poi, come stiamo facendo in questa occasione, a visitare e a vivere la sede. Ringrazio quindi tutti i collaboratori del team, l'architetto Castaghini, l'ingegner Bianchi, l'ingegner Serrani, l'ingegner Bettini, l'ingegner Marconi, l'architetto Caciorni, a tutti coloro che hanno collaborato e reso possibile questa attività, che sono stati allineati nel progetto del committente finale. Le possibilità tecnologiche che avevamo a disposizione erano abbastanza ampie dal punto di vista delle soluzioni e stando sempre attenti al budget, perché si tratta di una banca, no? A che fare con l'economia e con i soldi, ma c'è stata un'attenzione sempre molto particolare. Abbiamo scelto delle soluzioni tecnologiche all'avanguardia, l'acciaio come struttura portante, in quanto garantisce un assorbimento facile dal punto di vista dell'attività sismica, visto che il territorio è particolarmente sensibile, ha anche delle caratteristiche importanti dal punto di vista della riciclabilità, quindi un edificio sicuro e un edificio sostenibile. I materiali che hanno reso possibile anche la frazionabilità degli ambienti interni sono di elevata gradazione energetica, quindi consentono una coibentazione importante.
Dal punto di vista invece dell'industrializzazione dei processi produttivi si è tenuto in grande attenzione alla modalità della prefabbricazione e della struttura a secco. Questo ha consentito di stare nelle fasi successive di lavorazione, e quindi ringrazio anche tutte le imprese che si sono avvicendate su questa esperienza. Aggiungo che dal punto di vista energetico l'edificio è in classe A4, quindi garantisce un comfort abitativo sia quotidiano che anche saltuario molto importante e un basso consumo energetico. Tutti i consumi energetici sono legati a un vettore elettrico, quindi non c'è l'utilizzo del vettore metano o gas in genere, quindi non c'è emissione di CO2, quindi tutto questo edificio vive grazie all'energia elettrica e questa energia elettrica viene autoprodotta. C'è un impianto fotovoltaico da 95 kW che consente la produzione di circa 125.000 kWh all'anno, che vanno a coprire i 123.000 kWh all'anno di fabbisogno dell'edificio. Ci sono due grandi impianti, uno per la zona degli uffici, quindi un sistema a portata variabile di gas refrigerante denominato URV da 160 kW e uno da 46 kW per la parte dell'auditorium. In tutti gli edifici, in tutti gli spazi è presente il sistema di ricambio dell'aria e denominato ventilazione meccanica centralizzata o controllata con recuperatore di calore. Tutti questi sistemi sono regolabili nelle varie zone e quindi c'è un'intelligenza che tiene conto della gestione e del controllo di tutte quante le singole unità. Vado a dire che la cosa più importante, che va un po' di moda adesso, quanta CO2 consuma questo edificio? Beh, questo edificio la risparmia perché non la produce, quindi è un edificio autosolvente dal punto di vista energetico e risparmia circa 68.000 kg di CO2 all'anno, che non sono quindi emessi rispetto a un edificio tradizionale. Aggiungo alla fine che questo edificio viene definito un NZEB, cioè un Near Zero Emission Building, cioè un edificio che ha bisogno di poca energia che viene acquistata dalla rete perché è in grado di prodursi l'energia necessaria per il suo sostentamento e il suo fabbisogno. Diciamo che dal punto di vista energetico, impiantistico abbiamo detto tutto, dal punto di vista architettonico mi piacerebbe lasciare la parola al collega Mauro Gastaghini e quindi concludo il mio intervento. Grazie. Grazie a lei, è proprio quello che accadrà. Il progettista architettonico Mauro Gastaghini. Grazie. Buongiorno a tutti, saluto le autorità, ringrazio tutti quanti, prima di tutto la Master Suite e anche chiaramente la Presidenza della Banca, della possibilità che ci è stata data di progettare, di fare il progetto architettonico della nuova sede di Banca Macerata. E la prima cosa che ci siamo posti nello studio quali sono gli obiettivi della banca. E negli interventi che mi hanno preceduto in realtà questi obiettivi sono risultati palesi, no? Cioè questa sede deve avere una grande rappresentatività, una funzionalità, un'efficienza. L'ingegnere ha già spiegato come questi obiettivi sono stati individuati e raggiunti, ma deve essere anche accogliente, legata al territorio, dare il segno della modernità, avere uno sguardo al futuro. Ecco, quindi noi abbiamo lavorato per cercare di ottenere anche questi obiettivi, chiamiamoli intangibili, ok? E a questo punto abbiamo detto prendiamo delle ispirazioni, per quali sono i nostri quali principi ispiratori possiamo portare dentro questo progetto per dare una risposta alla banca, per creare una sede adeguata. E quindi questi principi li abbiamo trovati nella mission della banca, nelle cose che già sono state dette da chi mi ha preceduto, cioè questa volontà di legarsi al territorio, questa attenzione alla persona, questa attenzione alla familiarità. Ecco, questi sono stati gli elementi che abbiamo fatto nostri per poter poi esprimere questo edificio che adesso ci ospita. Io qui non farò una descrizione puntuale dell'edificio,
perché secondo me la cosa più facile è che l'architettura parli da sé. Adesso, nella visita che seguirà, credo, adesso queste poche parole, io penso e spero che ognuno di noi possa apprezzare queste scelte che abbiamo fatto per raggiungere gli obiettivi. Quindi all'inizio avevamo valutato anche la possibilità di realizzare un unico grande edificio, un grande volume, ma in realtà abbiamo scartato questa ipotesi perché secondo noi il legame con il territorio, il fatto che ci caliamo in una delle più belle valli delle Marche, ci costringe a pensare in maniera diversa, ad avere un'architettura che si mette in relazione col territorio, in relazione con le emergenze architettoniche del territorio. Quindi uno dei nostri riferimenti è stata sicuramente la casa rurale marchigiana, quasi un simbolo, no? del nostro territorio, con queste sue forme, questi volumi semplici, queste coperture a doppia falda. Bene, questa immagine noi l'abbiamo reinterpretata in maniera contemporanea e l'abbiamo portata nell'edificio. E non solo, ma anche le emergenze architettoniche, le emergenze artistiche di questo territorio fantastico. Le numerosissime chiese romaniche, abbazie che sono sparse nel territorio. Abbiamo un esempio magnifico a pochi chilometri da qui, Santa Maria in Piedichienti, e come vedete anche lì c'è questa forma semplice, allungata, con un grande tetto a doppia falda. Bene, questi archetipi noi li abbiamo voluti portare in questo nuovo edificio, logicamente reinterpretati con una peculiarità personale, con una chiave moderna, ma il legame io credo e spero che sia chiaro, che ci sia questa sorta di continuità fra queste presenze antiche, questa tradizione e questo edificio nuovo, moderno, contemporaneo che ci porta in questo nuovo millennio. E oltretutto, altro concetto che è tanto caro alla banca e che è diventato anche il nostro slogan, questo di realizzare un edificio che fosse la casa della banca, intendendo in questo termine casa, cioè tutta la familiarità di questo termine, il fatto che questo edificio, questo sia un luogo in cui io entro con serenità, con sicurezza, con grande tranquillità, sia per chi ci lavora, sia per chi invece lo fruisce. E quindi questo era un altro elemento. Un altro riferimento che abbiamo preso è quello del logo, che ci sembra estremamente riuscito, e quindi abbiamo sfruttato la sua peculiarità, no? Questo logo che all'interno contiene il territorio, contiene i colori del territorio, contiene la dinamicità, perché ci sono queste strisce che partono e quindi danno una dinamicità, ma contiene anche un'altra cosa, contiene la pluralità che lavora in un unicum, e quindi quello che è già stato detto da chi mi ha preceduto in maniera anche migliore. Ecco, tutti questi principi noi li abbiamo voluti far diventare architettura, e quindi, come vedete, abbiamo realizzato non un grande edificio che si ponesse in maniera arrogante verso il territorio, ma un edificio che dialogasse col territorio, quindi fatto da volumi, non da volumi separati, che formano un complesso articolato, che oltretutto abbia una sua gerarchia, quindi posso individuare un volume centrale più alto, che è questo dove siamo noi adesso, che è l'atrio della banca, e quindi che riesce a restituire anche una certa monumentalità. E poi
negli altri corpi invece sono distribuiti le varie funzioni che servono all'edificio, e c'è anche un corpo trasversale che unisce tutto quanto e quindi fa funzionare tutto con una continuità assoluta, sia funzionale sia formale, ma nello stesso tempo ci dà anche una grande varietà. Una cosa che spero che apprezzerete, scusate, ma devo avere un bicchiere d'acqua perché altrimenti non riesco a parlare, qui c'è dell'acqua. Sì, grazie, gentilissimo. Grazie. Scusate, ma ero proprio bloccato. Allora, dicevo, quindi la continuità degli spazi, ecco, un'altra cosa che per raccontarvi qual è stata il nostro obiettivo di legarsi al territorio, una cosa che spero che apprezzerete: in qualsiasi punto della banca voi vi troviate, voi potete percepire il paesaggio, ed è una percezione sempre con un punto di vista diverso, anche perché poi il nostro paesaggio, mi permetto di dire nostro, i miei genitori sono marchigiani, il paesaggio marchigiano è sempre ricchissimo, sempre diverso. Fateci caso, in ogni punto dell'edificio noi possiamo guardare il territorio, no, e non solo guardare il territorio, ma anche il territorio che entra all'interno dell'edificio. E questa io la trovo una grande qualità di questo progetto, anche perché rende ogni spazio, ogni ambiente, ogni ufficio diverso, perché ha una diversa vista del territorio, ha una diversa anche forma. Abbiamo cercato di evitare di fare degli uffici tutti uguali. E poi devo ringraziare ancora di nuovo la banca, perché ha voluto fortemente che noi facessimo anche il progetto dell'allestimento. E questo, devo dire, non tutti i committenti lo fanno, e quindi secondo me è un segno di grande intelligenza e lungimiranza, cioè il fatto di far dialogare e far continuare l'allestimento, l'architettura all'interno dell'edificio. Infatti quello che voi potete vedere è che ogni cosa che voi guardate all'interno dell'edificio è pensata in maniera coerente con gli obiettivi che dicevamo prima, cioè la familiarità, il territorio, i colori del territorio. Fate caso che il territorio, gli spazi sono segnati da queste grandi fasce di colore. Queste fasce di colore non sono casuali, non sono di sola bellezza, ma hanno un doppio significato: hanno un significato funzionale, perché ci permettono di individuare in quale parte dell'edificio siamo. Hanno un significato quindi anche di orientamento all'interno dell'edificio. Però, se ci pensate, sono anche i colori del logo e quindi sono i colori del territorio, e se vedete si generano sempre in corrispondenza delle aperture. E qui torniamo al discorso di prima: la percezione continua del territorio, il territorio che si fa banca. Quindi questo è stato il nostro obiettivo ideale, e speriamo di esserci riusciti. Questo poi ce lo direte voi, spero di sì. Abbiamo sentito delle belle parole negli interventi iniziali, perciò credo e spero che il nostro lavoro sia stato efficace. E per ultimo vorrei parlare degli esterni, perché ecco una cosa di cui non abbiamo parlato. Allora, chiaramente questo edificio si cala all'interno di un'area recuperata, come ha detto l'ingegner Giudici, quindi è stata fatta un'operazione di bonifica, quindi un'operazione ecologicamente importante. E quindi che cosa abbiamo messo in questo spazio che abbiamo liberato? Abbiamo pensato di
di allestire questa parte degli esterni pensando a un parco agrario. Che cos'è un parco agrario? Cioè un parco non inteso in maniera giardino all'italiana, giardino all'inglese, no, un parco che si rifà al territorio, al paesaggio agrario che ci circonda. E quindi tutte le essenze che sono state utilizzate sono essenze autoctone, sono essenze proprie di questo areale. E quindi anche i materiali, quelli che compongono le pavimentazioni, in riferimento è all'architettura rurale, è al paesaggio rurale, è alle strade di terra, no? Che alle strade depolverizzate. Quindi si è voluto evitare, per esempio, di mettere delle pavimentazioni particolari oppure delle pavimentazioni ancor peggio di asfalto. Un esempio importante ce l'abbiamo, per esempio, come abbiamo affrontato il discorso del parcheggio, che in realtà sembra un aspetto secondario, però volevamo evitare che il parcheggio assomigliasse a un grande piazzale di un supermercato. Ecco. Volevamo riuscire a fare un parcheggio, perché poi chiaramente deve contenere un gran numero di macchine nelle situazioni poi di eventi che la banca farà, e quindi abbiamo pensato come possiamo ridurre questo impatto di questo grande piazzale. Abbiamo trattato questo piazzale in realtà come l'intorno dell'edificio, quindi un parco agrario fatto quindi da delle linee, ma che non fossero tutte linee rigide, ortogonali, ma con delle linee spezzate, un po' come si compongono poi i lotti delle coltivazioni intorno a noi, e poi inserendoci il verde che dicevamo, il verde autoctono. Il nostro ideale sarebbe che nel momento in cui non ci sono le macchine, quella parte di area sembrasse un oliveto. Questo era l'obiettivo. Quindi, come vedete, sempre questo rispetto del territorio, rispetto del paesaggio, che poi si torna sempre lì, denota un rispetto della persona, che è uno degli obiettivi, mi sembra, di questa banca, che punta alla persona. Quindi io vorrei fare un ringraziamento particolare al responsabile tecnico della banca, che con noi è stato molto, molto cattivo, nel senso che ci ha chiesto sempre molto, e noi spero che gli abbiamo dato molto, però bisogna riconoscere che ha fatto suo il progetto. E su questo io credo va ringraziato, perché merito, se quest'opera è venuta così, è anche suo. Quindi è suo, come di tutte le aziende che hanno partecipato a questo lavoro, della dirigenza della banca che l'ha pensato e ha spinto per farlo e ci ha sempre creduto. Quindi ringrazio tutti e spero che ritroviate in questi spazi quello che vi ho raccontato. Grazie. Grazie a lei. E ovviamente non poteva mancare il pensiero del presidente di Banca Macerata, Ferdinando Cavallini. Proviamo col microfono, come va là in fondo? Si sente? Ok, allora. Non proviamo più. Beh, sono emozionato, come potete ben capire, però buongiorno a tutti e benvenuti a casa di Banca Macerata. Ho fatto mio questo termine perché fin dal primo momento questo edificio è stato pensato, come avete sentito, per diventare la casa di tutti, soci, dipendenti, collaboratori e clienti di Banca Macerata. Un saluto particolare, unito a non formali ringraziamenti, alle molte ed importanti autorità presenti. La loro presenza ci onora, ci qualifica questa assise e ci dà ulteriori stimoli per continuare a costruire ciò che la banca vuole arrivare ad essere,
un riferimento finanziario per l'intera comunità. Dunque, a maggio 2006 cominciava ad operare la Banca della Provincia di Macerata con le ambizioni ben spiegate dal direttore generale. Subito si trovava ad affrontare le mille traversie che hanno caratterizzato gli anni 10, che ancora oggi non sono archiviate e che sono state ampiamente accennate dal presidente onorario e fondatore della banca, il mio grande amico Loris Tartuferi, a cui chiedo di fare un grande applauso. Con il quale Loris ho condiviso anni di grandi difficoltà, di sacrifici, ma anche di legittimo orgoglio e soddisfazione nel vedere consolidarsi questa piccola banca con il crescente consenso di soci e clienti. Una buona memoria di tutto ciò è contenuta nel libro scritto dallo stesso presidente Tartuferi, La banca della provincia Macerata, una cronaca, che certamente tutti avrete avuto modo di leggere. Ora quel lavoro ha avuto un seguito e chi lo vorrà potrà ritirare una copia del nuovo libro di Tartuferi, Banca Macerata, atto secondo, la cronaca continua. Abbiamo l'ambizione di continuare a crescere e pervadere l'intera comunità regionale. Queste memorie sono preziose, consentono e consentiranno di ripercorrere il contesto economico e sociale nel quale è nata e cresciuta Banca Macerata. La necessità di dotarsi di una sede sociale è stata avvertita già dal 2012 e ha trovato formale previsione in sede di piano strategico 2014-2016. Ciò perché la sede sociale è da sempre considerata una connotazione distintiva dell'immagine della banca verso il territorio di riferimento, ma anche perché vi era una crescente esigenza di assicurare in un unico luogo fisico gli uffici della direzione generale, fino ad oggi dislocata in 7 appartamenti ubicati in 3 distinti edifici. Le inefficienze che ne derivavano sono facilmente intuibili e io chiedo un applauso a tutti i dipendenti che hanno sostenuto questa situazione di disagio con grande professionalità e grande dedizione. Così nel 2015 veniva individuato ed acquistato questo terreno edificabile su cui sorgeva una fabbrica dismessa, come già stato detto. Nel 2016 veniva acquistato il terreno adiacente per destinarlo a parcheggio. Nel 2019 veniva redatto il progetto con le caratteristiche che avete ascoltato. Nel luglio 2020 il Consiglio Comunale di Macerata approvava lo schema di convenzione ed il 23 marzo 2021 veniva rilasciato il permesso a costruire. Il successivo 31 maggio sono iniziati i lavori appaltati dopo indagini di mercato all'impresa Restedil di Enrico Crucianelli, che sono terminati quanto all'edificio il 31 gennaio 2023 e per quel che concerne le parti esterne lo scorso marzo, scorso fine marzo. Consentitemi di ringraziare a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione i progettisti, il titolare dell'appalto, nonché i subappaltatori e i fornitori di tutti i beni e servizi che sono stati necessari per la realizzazione dell'opera. Un particolare sentito ringraziamento alle strutture della banca che sono state impegnate nella lunga e complessa attività amministrativa e al geometra Carpino, il tecnico della banca appena citato, che ha preso a cuore l'opera e ci si è dedicato con grande passione e competenza. Il risultato che oggi vedete è merito del pregevole lavoro di tutti questi attori. Un ultimo ma sentitissimo ringraziamento ai sindaci Carancini e Parcarovi, nonché alle giunte e consigli comunali, provinciali e regionali e alle loro strutture tecniche che hanno affrontato e valutato le diverse fasi autorizzative per il rilascio della licenza edilizia e per le successive fasi realizzative. Grazie. Oggi è una bella giornata per Banca Macerata. Il conseguito obiettivo di inaugurare una sede sociale con queste caratteristiche è oggettivamente un rilevante risultato. Il Consiglio di Amministrazione, che mi onoro di presiedere, ha deciso di condividere soddisfazione e orgoglio tramite il conferimento di un ricordo tangibile a tutti coloro che hanno creduto in questa iniziativa imprenditoriale e ovvi hanno operato con passione e dedizione. Ha quindi deciso di
consegnare a tutti gli azionisti una pergamena che attesta il loro essere azionisti in data odierna. Il ritiro sarà effettuato ovviamente nelle nostre filiali. Agli azionisti che sono anche fondatori della banca, che sono più di 600, verrà consegnata anche una medaglia in lamina d'argento attestante lo status di azionista fondatore. Ai battisti e tutti i consiglieri e sindaci che nel tempo si sono avvicendati, i primi per avere conferito stabilità alla governance della banca, i secondi per aver assicurato la sana e prudente gestione della banca, verrà consegnata una medaglia in lamina d'argento. Poi il Consiglio ha deciso di proporre alla prossima Assemblea di attribuire gratuitamente ai dipendenti in servizio al 31 marzo 2023 oltre 10.000 azioni di Banca Macerata per un controvalore valutabile in circa 260.000 euro. L'assegnazione si terrà conto di anzianità di servizio e di fedeltà. Sono state pertanto individuate 4 fasce di anzianità: la più giovane avrà 60 azioni, la più anziana che comprende i 14 originali dipendenti avranno 1260 azioni. Il tutto sarà erogato in 3 tranche in 3 anni a partire dal 2024 per una logica di fedeltà all'istituzione. Poi il direttore generale è stato incaricato di utilizzare un analogo criterio di attenzione e premio alla fedeltà della banca per costruire un nuovo piano crescita a favore dei collaboratori comandato d'agenzia che, come tutti sapete, sono anch'essi il nervo portante, il cuore pulsante di questa banca. Ma cos'è oggi Banca Macerata? Cosa vuole essere domani? Quali sono i suoi obiettivi? Qual è la sua vision? Qual è la missione che si intesta come strategia di medio-lungo periodo? Oggi Banca Macerata è una piccola banca locale con indici solidi sul piano patrimoniale, di solvibilità, di liquidità, di qualità del credito e con volumi in crescente aumento in tutti i comparti operativi. Ad oggi è stata superata la soglia dei 500 milioni di euro di raccolta diretta e quella di 1 miliardo di euro di mezzi amministrati. I crediti erogati sono ora quasi 350 milioni e di questi solo il 3,76% sono quelli deteriorati lordi, dati che davvero lasciano tranquilli e determinano la crescente fiducia che ogni giorno percepiamo sempre più da parte dei clienti e della comunità in generale. Ma Banca Macerata è anche un'impresa che riversa sul territorio l'intero valore aggiunto che crea. Più ne creeremo, più ne riverseremo, e quindi mi associo all'augurio del Presidente Tartufari di allargare questa azienda e questa impresa che può dare tante soddisfazioni a tutti. Questa è un'impresa che dà lavoro a circa 100 persone fra dipendenti e collaboratori, che retribuisce con emolumenti per oltre 3 milioni e mezzo anni netti, che finanzia attività sportive, culturali, sociali e nel campo sanitario per oltre 300 mila euro anni, che affida contratti, lavori e manutenzione varie a ditte locali, tutte ditte locali, per oltre 1 milione di euro l'anno, che quando ha deciso di costruire la sede, che ha comportato un investimento di circa 8 milioni di euro, ha scelto di effettuare l'indagine di mercato a livello di imprese locali socie della banca, che distribuisce regolarmente dividendi ai propri soci, che ha aumentato nel tempo il valore delle proprie azioni con una corta politica di progressiva patrimonializzazione degli utili conseguiti. Insomma, una bella piccola impresa che fa dell'equilibrio della gestione, della correttezza dei comportamenti, della trasparenza operativa i suoi tratti distintivi. Nel contempo è attenta alle esigenze del territorio, a quelle degli azionisti e dei clienti, alla necessità di partecipare al miglioramento socio-economico della comunità di riferimento. Questo è ciò che oggi abbiamo fino ad oggi realizzato. Questa sede sociale che oggi abbiamo inaugurato è l'immagine dei risultati raggiunti, ma naturalmente non può che essere al tempo stesso, come già affermato dal Presidente Tartufari e dal Direttore Guardiani,
la base da cui partire per fissare e conseguire altri più ambiziosi obiettivi. Banca Macerata ha le idee chiare su cosa vuole essere. È già una banca locale moderna, che significa associare disponibilità di punti operativi ai quali la clientela si può rivolgere fisicamente, a un robusto servizio di consulenza da portare a casa del cliente o dovunque il cliente lo desideri, che significa avere forte radicamento territoriale, ma attenzione ai fenomeni nazionali, che significa fornire tutti i servizi, dai più semplici ai più evoluti alla clientela, che significa fornire servizi bancari pure nei territori disagiati e sempre più oggetto di abbandono da parte di banche di altre dimensioni. Anche la struttura di questo edificio richiama questi valori, questi intenti. L'esempio plastico è questa sala multifunzionale nella quale ci troviamo, che oggi è adibita ad auditorium con elevate potenzialità audiovisive. Normalmente il microfono non ha funzionato, però ci passiamo sopra. Oggi adibita auditorium con elevate potenzialità audiovisive, normalmente destinata ad accogliere clienti che possono scegliere sia una sistemazione formale, perché al posto delle sedie qui sono sistemati tavolini per ricevere i clienti, ma anche una sistemazione informale. Voi vedete i dipendenti seduti sugli scaloni che sono realizzati a fianco della scalinata. Quegli scaloni con i cuscini che riportano i colori della banca vogliono servire ogni tipologia di clientela, dalla più anziana abituata alle formalità alla più giovane, più smart, più digitale, meno attenta alle formalità. Ma questa sala, quando è vuota, vuol dare anche il senso dell'accoglienza. Oggi è un auditorium per le nostre esigenze, ma è a disposizione per ospitare convegni di chiunque abbia interesse e ne faccia richiesta. Allo stesso tempo può essere qui allestita una mostra di quadri o di fotografie, piuttosto che organizzare eventi di altra natura, ovviamente con finalità culturali, sociali o economiche da valutare di tempo in tempo. Insomma, ancora una volta una banca che non vuole essere chiusa, ma che si apre al territorio, alle sue esigenze, alle necessità della clientela, alle necessità della comunità, coniugando formalità e informalità, rispetto delle regole e flessibilità operativa. Naturalmente dobbiamo avere sempre presente la necessaria economicità della gestione, perché ovviamente l'economicità della gestione è un tratto essenziale nella gestione di una banca. Tuttavia siamo fermamente convinti che i conti si devono fare nel medio termine, non a brevissimo termine. Conquistare territori desertificati e diversificati, porsi al servizio della comunità di riferimento, portare i servizi bancari a popolazioni che si sentono abbandonate, semmai con intelligente mix fra strutture snelle ed efficiente consulenza, ha certamente un valore sociale al quale la banca non si può sottrarre, ma sono convinto che possa anche avere un valore economico, perché nella vita alla fine tutto ritorna. Anche sul piano territoriale abbiamo le idee chiare. Vogliamo diventare la banca di riferimento che le regioni Marche, Umbria e Abruzzo non hanno più, a seguito delle note vicende dell'ultimo quindicennio. Quindi un'ambizione territoriale che acquisisca come territorio di interesse queste tre regioni, nella logica della macro regione. Vogliamo raggiungere questi obiettivi con la necessaria gradualità, ma con costanza, alternando virtuosamente sviluppo e consolidamento come fino ad oggi già effettuato. Siamo tuttavia consapevoli che non ci può essere sviluppo senza ulteriori apporti di capitale e o sinergie operative con altre banche o istituzioni finanziarie. Confidiamo che questa nuova e comunicata identità della banca possa e sappia attirare nuovi e rilevanti interessi per continuare a far crescere un'iniziativa imprenditoriale che non può che fare bene all'intero tessuto socio-economico del territorio di riferimento. Questo è ciò che pensiamo noi, ma sull'importanza di una banca locale moderna, fortemente radicata nel territorio e sul ruolo che può assumere per il bene della comunità, vi intratterrà molto più autorevolmente di me l'ospite d'onore di questa giornata, il dottor Camillo Venesio, che oltre a essere vicepresidente di ABI e presidente onorario dell'Associazione Banche Private Prebanks,
e innanzitutto amministratore delegato e direttore generale di Banca del Piemonte, banca territoriale di antiche tradizioni e solidissimi risultati. Egli è considerato, a giusta ragione, il massimo cultore ed esperto della necessità di una biodiversità del sistema bancario e dell'importantissimo ruolo che hanno le banche territoriali e o regionali nel panorama italiano e non solo. In attesa di ascoltare le sue preziose considerazioni sul tema, consentitemi di rivolgergli un grandissimo ringraziamento per la sua presenza, grazie davvero, che ci gratifica e ci onora. Così come ringrazio il direttore di Milano Finanza, dottor Roberto Sommella, per la disponibilità a intervistare il dottor Venezio e dibattere con lui anche i delicati ed importanti temi economico-finanziari che proprio in queste ultime settimane hanno preso delle direzioni del tutto inaspettate solo qualche mese fa. Grazie a tutti. Anticipato. Spazio al dialogo, un confronto, il vicepresidente di ABI Camillo Venezio intervistato dal direttore di Milano Finanza Roberto Sommella. Prego, accomodatevi pure, grazie. Allora, buongiorno, ben trovato a tutti, buongiorno Presidente, buongiorno Fondatore, buongiorno dipendenti e autorità, è stato davvero un piacere assistere alla nascita di una sede di una banca, non mi era mai capitato e devo dire che sono molto contento di essere qui nelle Marche, un territorio che conosco bene. E il caso vuole che la prima volta che sono venuto in vacanza qui al Conero fosse il 2006, se ho capito bene, ecco, evo con diciamo una data importante per questo istituto di credito. Come dicevo prima ad alcuni colleghi della stampa e della TV, le Marche hanno nel loro DNA qualcosa di diverso rispetto a tutti gli altri nostri connazionali, che è la resilienza, la capacità di vedere delle cose quando sembrano lontanissime nella realizzazione, l'umiltà nel realizzarlo, il senso civico, la voglia di riprendersi, di rialzarsi. Ecco, credo che questo DNA sia stato il successo dell'Italia negli anni del boom economico. Ogni volta che io torno nelle Marche, perché ho anche la possibilità di fare delle lezioni all'Università di San Benedetto del Tronto Giorgio Foà, trovo sempre questa forza tranquilla dei marchigiani, imprenditori, banchieri, lavoratori, studenti, professori. Ecco, è veramente quindi con grande piacere che ho accolto questo invito, perché sembra di tornare indietro nell'Italia veramente degli anni 60, quella che ha costruito tutto quello che vediamo noi oggi qui, compresa questa bellissima struttura che da fuori tutto si direbbe meno che è una banca, la casa del denaro, la vogliamo chiamare così. Allora, intanto è un piacere ovviamente anche interloquire col vicepresidente dell'ABI, perché sicuramente ne avremo da parlare, però io con Camillo Venezio, ringraziando ancora la bellissima introduzione del presidente Cavallini, mi diceva ieri che lui è entrato in Banca d'Italia ai tempi di Guido Carli. Ebbene, Guido Carli è stato colui che ha segnato la strada della banca universale in Italia, se lo ricorderà benissimo Cavallini, cioè della banca vicina ai territori piccoli, medi, grandi. Ha sempre, diciamo, difeso questo ruolo così importante in Italia, perché sapete bene che le imprese per oltre il 70% hanno finanziamenti dal settore bancario. E concludo questo piccolo preambolo ricordando che noi abbiamo
spalle 3 anni di emergenza che è diventata di fatto la nuova normalità, una guerra, un lockdown, una pandemia, e però abbiamo imparato una cosa, che l'Italia è sostenuta, è tenuta in piedi dalle piccole e medie imprese, che sono il motore della macchina Italia. E se c'è un motore che sono le piccole e medie imprese, le banche piccole e medie sono la benzina, il carburante di questa macchina. Quindi le due cose si sposano perfettamente. Io spero che finalmente questa faccenda sia stata capita da tutti, soprattutto da chi ci governa nel corso delle varie legislature, perché ancora non è chiaro il concetto di chi fa PIL nel nostro paese. Il PIL lo fanno territori come questo di Macerata e banche come la banca di Macerata. Allora, iniziamo questo colloquio. Intanto vorrei chiedere al vicepresidente anche una, diciamo, una panoramica sulla situazione economica. Ci aspettavamo la recessione, disastri che non si sono verificati, il paese sta reggendo all'ennesima crisi. Direi che quello che poteva andare è andato bene, quello che doveva andare male non è andato male. È solo questione di fortuna? No, per niente. Buongiorno a tutti, prima di tutto. Grazie di essere qui. Ferdinando Cavallini mi ha invitato qualche tempo fa e insomma io sono stato contento di venire, perché qui si respira una bella aria. Siete bravi. Io sì, mi occupo in ABI a livello nazionale di questioni di banche piccole, preferisco dirle non grandi, perché dire, c'era quel modo di dire banche minori, a me sembrava di essere protagonista di quell'antico film Figli di un Dio minore, ecco. E siccome poi all'inizio dell'Unione Bancaria Europea siamo un po' stati considerati, quando c'era la Presidente dell'area dei controlli della Banca d'Italia, il Single Supervisor della Banca Centrale Europea, una professoressa francese che si chiamava Nui, che ci massacrava di regole dicendo: sì, voi non siete sistemici in quanto singoli, però siete sistemici come un gregge. Quindi da un lato figli di un Dio minore, dall'altro considerati come un gregge, non erano proprio anni facili, e oltretutto erano gli anni in cui voi avete pensato di costituire questa banca, quindi complimenti e coraggio al vostro coraggio e al vostro successo finora. Io queste cose le dico perché dirigo da tanto tempo una banca, che è la Banca del Piemonte, ma sono anche imprenditore, perché il controllo della Banca del Piemonte è della mia famiglia, e quindi so perfettamente che cosa vuol dire, so perfettamente quanto sia difficile fare questo mestiere, e ho apprezzato moltissimo le parole del vostro vescovo, il Monsignor Marconi, perché io sapevo di Matteo che si occupava di questioni economiche tra gli evangelisti, ed è anche il patrono dei banchieri, dei finanzieri, tanto è vero che mia moglie ed io abbiamo chiamato il nostro primo figlio Matteo, non certo solo per quello, ma comunque è andata così. E però c'è anche Giuda che si occupa di queste questioni, e sono uno un santo, appunto anche patrono, e l'altro problematico, ed è questo, è difficilissimo fare questo mestiere e farlo bene. Detto questo, per rispondere Roberto alla tua prima domanda, io alla fine dell'anno scrivo a tutti i nostri colleghi come è andato l'anno e quali sono le previsioni dell'anno successivo, e quindi è un testo scritto, una email che mando a tutti. E ho detto: guardate, le previsioni sono brutte, ma a me non sembra, voi che parlate con i nostri clienti, quindi con le imprese, con le famiglie, non mi sembrate così pessimisti, i nostri clienti non ci sembrano così pessimisti, quindi io ritengo, era la fine dell'anno scorso, che ci potranno essere un paio di mesi di stagnazione e poi insomma ci riprendiamo. Le previsioni di allora erano molto più negative, ci ho azzeccato, è andata bene, però bisogna anche fare attenzione, perché chi fa le previsioni sono bravissimi, perché gli economisti della Banca Centrale Europea, della Banca d'Italia, di certi centri di osservazione, di valutazione dell'economia sono bravissimi, però forse gli manca quella cosa che è
andare in giro per le città, per i paesi, andare a parlare con le imprese, andare nei supermercati. Finisco questa prima mia risposta con un racconto di quello che è successo. Nell'autunno del 2021 noi abbiamo incontrato in uno dei nostri territori, in provincia di Cuneo, un centinaio, 100-150 nostri clienti. Ogni tanto le facciamo queste cose, si stava uscendo, erano le prime riunioni generali dopo il Covid, ed era l'autunno 21 e abbiamo chiacchierato. Cioè, io un industriale moderati da un giornalista del Sole 24 Ore. Io avevo molto rispettosamente presentato le stime dell'inflazione della Banca Centrale Europea, che allora dicevano sì, andremo verso il 3-3,5 e poi insomma si rientrerà, era l'autunno del 2021. E un paio di industriali si sono alzati, mi ricordo una signora che mi dice: ma scusi, io importo le cose dalla Cina. Le cose dalla Cina mi sono aumentate del 70-80-90%. Un altro che faceva alimentare diceva: ma la farina è aumentata del 30%, il burro mi è aumentato del 40% e non riesco a trovarlo. Ed eravamo l'autunno 21, quindi ben prima. Ecco, quindi il fatto che io abbia previsto che non ci sarebbe stata questa recessione è figlio di questa cosa. Anche i grandi economisti, io dico che sono un po' tanto prociclici, cioè quando le cose vanno male loro tendono a dire che andranno ancora male o forse peggio, quando le cose vanno bene dicono l'altro. In la realtà l'economia, soprattutto un'economia fatta di piccole, medie imprese e micro imprese, è probabilmente molto più resiliente. Noi abbiamo tanti difetti italiani, ma sappiamo sbrigarcela in generale nelle situazioni complicate. È vero, potete applaudire, carino. Non è vietato, no? Non è vietato. Così come non è obbligatorio, non è vietato applaudire. Ecco, mi viene da dire una battuta. Abbiamo finalmente imparato cosa significa resilienza, oltre a essere una consonante del complicatissimo acronimo del PNRR, tanto che ho proposto l'altro giorno: togliamo la R della resilienza, perché se siamo tutti qui ancora dopo quello che abbiamo visto, cose che accadono nei secoli sono accadute in 3 anni, è anche più facile dire PNRR. Questo lo capiamo che serve per la ripresa. E io ti vorrei chiedere una cosa: indubbiamente hai colto nel segno il mestiere del banchiere. È più facile il mestiere del banchiere o il mestiere del banchiere centrale? Dentro di me ho già una risposta. È il mestiere del banchiere. Secondo me è più difficile il mestiere del banchiere, perché il mestiere del banchiere è fatto responsabilmente. Bisogna pensare che le banche utilizzano soldi di altri, e questo non deve essere mai dimenticato. I soldi non sono della banca, i soldi che la banca presta o che usa per altri investimenti in titoli sono in larga parte dei depositanti, e quindi abbiamo una responsabilità straordinaria nei confronti dei nostri clienti depositanti, certo anche nei confronti degli azionisti e dei dipendenti, tutti i portatori di interessi, dei fornitori. I banchieri centrali anche non hanno un mestiere facile, ma a mio avviso sono un po' più tranquilli. Oltretutto noi viviamo in un contesto straordinariamente regolato, e fare impresa in un mercato concorrenziale con le tecnologie in continua evoluzione, che quindi si portano dietro i comportamenti dei clienti in continua evoluzione, perché 15 anni fa si andava in banca a fare un bonifico, piccolo esempio banale, adesso non so quante persone vengano in banca a fare un bonifico, se lo fanno tutte con le cose, con i telefonini che hanno in tasca o cose simili. Quindi è veramente un mestiere complicato, però è affascinante perché è trasversale a tutta l'economia. Sì, non c'è dubbio. Allacciandomi... Sei d'accordo? Avevi la risposta in mente o la pensavi diversamente? Sì, no, bravo. È bravissimo, non lo sapevo. Insomma, è un bello spettacolo, possiamo anche girare le Marche. Se ci chiamate nei prossimi giorni, almeno nei ponti, siamo liberi, torniamo io e Camillo e così intratteniamo anche altri marchigiani. No, io penso esattamente quello che hai appena detto, che il banchiere centrale abbia più difficoltà, che dovrebbe ascoltare di più di meno,
è noto che invece i banchieri centrali, nessuno escluso, parlino ovviamente facendo un giornale tra l'altro dei mercati finanziari, mi colpisce ad esempio, dico una banalità che non è manco tanto una banalità, che Christine Lagarde faccia le sue conferenze stampa a mercati aperti alle 14.30. Ecco, questo mi ha sempre colpito come fatto, perché sinceramente poi i mercati si muovono. I banchieri sono sicuramente più silenziosi, e questo è molto positivo nella società in cui tutti hanno qualcosa da dire e hanno pochissimo da ascoltare, e quindi sono d'accordo con quello che dicevi te. Voglio aggiungere che, agganciandomi anche io a quello che ha detto il Vescovo, trovo che la definizione migliore che sia stata data della finanza, che non deve essere un'accezione negativa, la finanza è molto importante anche nel nostro paese, l'abbia data Papa Ratzinger, cioè ha detto Papa Ratzinger, la finanza è un ponte tra l'oggi e il domani, che è un po' quello che, anche se non è a forma di ponte, dimostra questa struttura della nuova banca di Macerata. Io vorrei chiederti questo: l'Italia è molto a macchia di leopardo, no? È la bellezza e anche un po' la difficoltà. Quali sono, oltre evidentemente quella che conosci meglio, il Piemonte, le regioni che stanno dimostrandosi più resilienti? Ci sono dei casi, evidentemente, oltre le Marche, importanti da segnalare? Com'è la situazione del credito a livello territoriale e regionale? Beh, la Lombardia funziona al solito come macchina trainante, ma anche l'Emilia-Romagna funziona bene, delle regioni che conosco di più, così come il Veneto, le Marche, non perché siamo qui, ma insomma un'economia molto di microimprese. Quando dico microimprese intendo quelle meno di 10 dipendenti. Poi sono la maggioranza poi del PIL proprio. Allora, sono il 95% delle imprese italiane, hanno meno di 10 dipendenti, il 99,9% sono piccole e medie imprese, quindi con 50 fino a 50 dipendenti, quindi c'è solo quell'1% che sono grandi imprese, che poi vuol dire più di 500 dipendenti, non è che siano 50.000 dipendenti. Noi in questa situazione in Italia siamo la seconda manifattura europea dopo la Germania, cioè il nostro prodotto manifatturiero è superiore a quello della Francia, e siamo la seconda più orientata all'esportazione, quindi percentuale di esportazione sul prodotto interno lordo, dopo la Germania. Lo facciamo con il 95% di imprese che hanno meno di 10 dipendenti. Quando parlo di imprese dico tutto, cioè il parrucchiere, anche il macellaio e così via. Questo è un dato di fatto. Io discuto da decenni con quelli che dicono dobbiamo concentrarci. Dico sì, avete ragione, però poi qualunque cosa sia stata fatta fino adesso, come dice il sociologo De Rita, noi 100 anni fa avevamo una struttura, fatte le debite proporzioni, non tanto diversa da quella attuale. E siamo fatti così. Certo che se avessimo invece di Lavazza e Brembo 100 Lavazza e 100 Brembo, per fare un esempio piemontese e lombardo, saremmo la Germania, però noi siamo l'Italia, con tutti i difetti dell'Italia ma anche con tutti i pregi dell'Italia. Ecco. E ci sono degli amici che lavorano, per esempio la Banca Popolare di Ragusa, quindi in regioni molto più difficili delle nostre, cioè quella dove lavorate voi, le Marche, o quella dove lavora la Banca del Piemonte, il Piemonte Lombardia, che però riescono anche in quella parte di Sicilia a crescere bene, quindi hai ragione, proprio a macchia di leopardo. Di cosa dobbiamo avere più paura, dell'inflazione o dell'aumento dei tassi di interesse? Bella domanda. Questo l'avresti dovuto farlo a un banchiere centrale, Non mettiamo limiti alla provvidenza, scusa. L'inflazione è una brutta bestia. È una brutta bestia perché quando scappa dalla gabbia cattiva è difficilissimo farla rientrare. E comprendo che sbagliando i banchieri centrali di tutto il mondo l'hanno fatta scappare dalla gabbia. Non se lo aspettava. D'altra parte loro dicono: se non avessimo fatto così con la pandemia sarebbe stato peggio, e hanno perfettamente ragione. Probabilmente è una questione di tempi.
col senno di poi è facilissimo, eh. Probabilmente se tu ed io fossimo stati banchieri centrali non so se avremmo fatto diversamente da quello che hanno fatto loro. Hanno tenuto tassi di interesse bassissimi a zero, e le banche commerciali hanno patito tanto in quel periodo. Io dicevo, noi una parte del nostro mestiere è vendere una merce, il denaro, il cui prezzo è zero. Quindi vedete, le società petrolifere, quando il petrolio era a 30-40 dollari al barile, perdevano, adesso si sono rimessi a guadagnare. Ma detto questo, io auspico che i banchieri centrali siano equilibrati, non facciano l'errore opposto, perché hanno fatto un errore di far scappare la bestia dell'inflazione dalla gabbia, adesso è lì che gira e tutti sono terrorizzati che scappi dal controllo, ma allo stesso tempo che non la riportino dentro la gabbia e poi sta bestia muore, si addormenta e quindi l'economia va in recessione o comunque per troppi anni con crescita bassa. È veramente difficile decidere. Adesso quello che sono certo è che i banchieri centrali, ma nordamericani, europei, inglesi, hanno sicuramente molta paura dell'inflazione. Certo, beh, perché comunque l'inflazione, ci riflettiamo poco, è una tassa sia sulle fasce deboli, meno agiate, ma anche su quelle più agiate, perché erode il potere d'acquisto come anche la rendita, il rendimento, quindi è lo spauracchio per antonomasia di chiunque governi questo paese, qualsiasi paese. Pensate che adesso in questo momento il tasso di inflazione italiano è il quinto più alto al mondo, quindi indubbiamente in questo caso anche fare banca deve coniugare la difficoltà che possono avere i risparmiatori e i clienti nel rispondere alle esigenze del credito. In questo senso la mia domanda la declino in altro modo: ci può essere una stretta del credito in virtù dell'aumento dei tassi di interesse e dell'aumento dell'inflazione? Direi di no. Il problema è stato anche la velocità con i quali le banche centrali hanno rialzato i tassi, appunto perché si sono resi conto in ritardo che l'inflazione stava esplodendo. Devo dire che stava già crescendo decisamente l'inflazione, poi la terribile guerra dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha fatto il resto, e quindi già in una situazione difficile è diventata complicatissima. No, credit crunch direi di no. Anche se abbiamo delle regole, ma non c'entrano niente con l'inflazione, che sono veramente sempre più rigorose. Perché le banche vengono utilizzate in Europa, tra l'altro, anche come strumenti della politica monetaria, certamente, ma anche strumenti di qualcos'altro, tipo la transizione all'economia verde. Cioè, in sostanza, io su questo sono abbastanza critico, perché è giustissimo andare verso un'economia più sostenibile, ho detto in sintesi verde, è giustissimo, non possiamo lasciare i nostri figli, nipoti in un pianeta che tendenzialmente tende a soffrire, è giustissimo, però dobbiamo farlo senza ammazzare le strutture economiche attuali, cioè, tenendo in considerazione i costi a mio avviso i nordamericani, gli statunitensi sono su questa cosa più equilibrati. Noi veramente dobbiamo richiedere ai nostri clienti, sempre più a cui facciamo finanziamenti, una serie di informazioni e quasi di impegni di tendenza all'economia più sostenibile, che di nuovo quei 4 milioni di microimprese fanno un po' di fatica a rispondere. Ecco. È complicato, ma il credit crunch per via degli interessi, dei tassi di interesse, dei comportamenti delle banche centrali, direi di no. Purtroppo, almeno quello che vediamo noi è che c'è meno domanda in questo. C'è stato un rallentamento dell'economia, una recessione. Noi per domanda di mutui, ma parlavo anche con delle grandi banche mercoledì scorso in ABI, domanda di mutui nel primo trimestre è stato meno 40% rispetto al mutui delle persone fisiche, rispetto al primo trimestre dell'anno scorso, che era brillante, tutto quel che vuoi, ma
Questo è un indicatore pesante. Certo, si facevano i mutui a 20 anni all'1,5%, adesso si fanno oltre il 4%, quindi è anche comprensibile che si stia più attento. Però è anche una questione psicologica. Se Dio volesse, ci fosse almeno un cessate il fuoco in Ucraina, proprio la psicologia del consumatore improvvisamente potrebbe migliorare e tutto cambia. Cioè la gente dice vado a vivere insieme, mi compro casa, mi ristrutturo casa, eccetera, e poi c'è una scienza sociale, l'economia evidentemente. Non c'è dubbio, e io credo che l'economia comportamentale, sempre applaudire, non è che potete applaudire solo una volta. Non c'è dubbio che scusa, ma mi sembra l'applausometro che là c'è scritto. Io non l'hanno fatto, ma applaudite, applaudite come negli studi televisivi. Esatto, sì, si fanno così. Sono stato a Sanremo quest'anno e c'è la persona più importante, il capo Clark, veramente un personaggio veramente straordinario, è un vero comandante. E, vabbè, allora qua arrivano già dei segnali positivi, non c'è credit crunch, l'economia va. Territorialmente parlando, il sistema italiano così complesso tiene. Beh, io voglio fare invece una domanda, poi mi sono aperto un attimo sui costi della transizione, è giustissimo quello che dicevi, anzi lo dico subito come riflessione, per dire ancora non ci hanno spiegato il costo di questa transizione green, ve lo dico io in tre nuclei. Tu vieni dal Piemonte, da Torino, Torino ha significato Italia automobile, crescita, boom economico. Nel 1976 una Fiat 600 costava 990.000 lire, erano 5 stipendi di un operaio di Mirafiori che quindi indubbiamente poteva acquistarla, a rate ma poteva acquistarla. Oggi un'utilitaria costa su per giù 10 stipendi di un operaio, e un domani con l'auto green e con l'avvento del motore elettrico costerà 11 volte. È finita la stagione dell'automobile del popolo, per citare un marchio così famoso come Volkswagen. Cioè stiamo cambiando modello economico e non ce ne siamo accorti, cioè costruiamo automobili che gli operai non possono comprare, che futuro c'è per l'occupazione e per l'economia? È una domanda complicata, però so che sei bravo, molto bravo. Dovresti chiederlo di nuovo alla Presidente della Commissione Europea, che è una di quelle paladine di queste cose. No, direi di no, l'industria, allora, con un orizzonte ragionevole di qualche decina d'anni, l'industria dell'auto non è finita. Bisogna vedere se non saremo tutti invasi dalle auto elettriche cinesi che sono partiti prima, hanno un'economia che gli consente quel modello economico dei costi più bassi, e questo è il rischio. Devo dire però, sull'industria automobilistica europea, le capacità di resilienza, insomma, essere notevole, dovrebbe essere notevole. Non sono tranquillo, però hai detto delle cose profondamente giuste, un pericolo molto significativo. E l'industria dell'auto, come quella delle costruzioni, per modi diversi, è un'industria che traina l'auto, tecnologia, innovazione, design, insomma. È quello che dico, bisogna stare attenti. A mio avviso, mio piccolo consiglio che dico ovunque, scrivo ovunque, è di essere un pochino più pragmatici. Loro ti rispondono, parlo di Commissione Europea, se non siamo noi da trainanti, le economie sono fiacche su questa transizione. Siccome poi però tutto viene dal Parlamento Europeo, vediamo come risponderanno i cittadini europei nelle prossime elezioni, che saranno nel 24, sì, per il Parlamento Europeo. Tra un anno, quindi magari si ferma tutto quanto. Perché sostanzialmente si ferma tutto quanto, spero di no, perché poi insomma. Però sostanzialmente direi che la leadership, tu sei molto più bravo di me in queste cose, la leadership nel Parlamento Europeo è sempre stato dei conservatori e dei socialisti, sì, uno cioè, l'altro, che poi adesso è un duopolio di fatto. Ecco, è un duopolio, e adesso bisogna vedere, perché io l'ho detto a molti degli attuali governanti, io sono profondamente europeista, la nostra casa è l'Europa, con le altre grandi aree del mondo, se non siamo tutti insieme noi europei, facciamo fatica, anche la stessa Germania, che è la più potente di noi europei, fa fatica a
competere con le grandi aree, Nord America, la Cina, il Giappone, eccetera, e prima o poi uscirà anche l'Africa. Quindi europeista. Però non possiamo sempre fare i primi della classe a scapito degli operai che hanno perso potere di acquisto in questi anni. E che cavolo. Allora dicevo a tanti politici che andavano là dicendo io voglio rovesciare il tavolo metaforicamente. Cioè tu incontravi, andare in Parlamento europeo, faccio un inciso da grande europeista, chi non è andato al Parlamento europeo deve andare al Parlamento europeo, perché secondo me l'Europa ha due cose terribili, ha due cose, una meravigliosa al Parlamento europeo e una è terribile, i campi di concentramento. Ecco, bisogna, io lo dico a tutti i nostri giovani, che andiate a vedere, c'è andato anche il nostro Presidente della Repubblica recentemente, uno o due campi di concentramento, che cosa voleva dire, che cosa ha significato per l'Europa quella cosa, e poi il Parlamento europeo. Io francamente, entrare al Parlamento europeo, vedere quella piazza lì davanti, poi andare a parlare con tutta la gente di tutti i partiti, di tutte le nazioni, è commovente ma in senso positivo. Noi non dobbiamo disperdere questa ricchezza. D'altra parte non devono essere dei talebani questi qua, massacrando le economie per una transizione aggressiva a una cosa giustissima, cioè l'economia più sostenibile, come dicevo prima. Allora, coloro, le forze politiche che andavano lì a rovesciare il tavolo, alcune sono al governo in questo paese, e come vedete sembrano, a partire dalla Presidente del Consiglio, autorevolissimamente intervistata dal direttore sul Grazie, Milano lo Finanza spot. Di oggi. Prade Milano Finanza oggi. E beh, insomma, quattro pagine di intervista alla Presidente del Consiglio esclusiva, proprio fatta da lui, non è banale. Ha proprio seguito questa linea, non è con l'Europa come è arrivata, ha rovesciato il tavolo, ha discusso, cioè andiamo lì a discutere, rappresentiamo le nostre esigenze, i nostri valori, la nostra visione all'interno del quadro europeo. Questo è da fare. E io spero, se queste forze, che in diversi paesi, non solo in Italia, stanno diventando importanti, andassero al potere nelle future elezioni europee, ci potrebbe essere un approccio più pragmatico, però ci sono 16-6 su questa cosa. Non c'è dubbio, io aggiungo che forse sta anche, che Giorgio Meloni forse sta aspettando che cambia il tavolo, perché tra un anno ci sono le elezioni e indubbiamente potrebbe cambiare anche lo scenario politico. Da europeista convinto, talmente convinto che sono cittadino onorario di Ventotene, l'isola puntina dove è stato scritto il manifesto federalista nel 1941 da Colorni, Spinelli e Rossi durante il confino fascista, vi suggerisco di andare anche in visita a Ventotene. Dove è nata l'Europa? L'Europa è nata sulle ceneri della drammatica e tragica guerra mondiale, di fatto un'unica guerra in due fasi, sulla tragedia dell'Olocausto, ma è nata anche nei luoghi di prigionia, ed è bello ricordarlo, secondo me, a ridosso del 25 aprile. È nata proprio dove si erano confinate le migliori intelligenze del paese, perché sono passate 5.000 persone a Ventotene. A Ventotene c'è passato anche il nostro grande presidente Sandro Pertini, è stato anche in carcere a Santo Stefano di fronte Ventotene, e lì si è formata la matrice dell'Europa che conosciamo oggi e che incontriamo al Parlamento europeo, l'Europa delle due madri, il Partito Popolare e il Partito Socialdemocratico. Ecco, quello che tu hai detto è molto importante, visitare le istituzioni per capire come funzionano e anche i luoghi dell'animo, l'animus loci che si respira da Auschwitz, è una visita che non scorderò mai nella mia vita, e anche quello che si respira nei luoghi che invece hanno avuto una rivalsa, come appunto Ventotene e tanti altri campi di confino che ci sono stati in Italia. La forza nostra, italiana ed europea, è l'integrazione. Non c'è altro futuro, come ha detto tante volte anche il presidente Ciampi, all'integrazione. Al piccolo imprenditore, che l'Europa sia unita o non unita interessa poco, questo è vero, ma se lui ha come riferimento un mercato grande e ricco e benestante come quello europeo, perché noi
non ci dobbiamo dimenticare che come europei siamo i più benestanti al mondo. Pensate che nell'Unione Europea, l'Unione Europea ha soltanto il 7% della popolazione mondiale, vi produce il 25% del PIL mondiale e il 50% delle spese di welfare state planetarie sono spese europee, quindi è decisamente un continente benestante, ricordiamocelo quando facciamo impresa, quando facciamo banca, ma anche quando dobbiamo accogliere i migranti. Vengano tutti qui perché qui si garantiscono i diritti e perché qui si vive bene, perché qui c'è benessere. Questo non dobbiamo dimenticare. La fortuna che abbiamo avuto di nascere, non dipende da noi, di nascere in questo spazio, è anche la fortuna che avete avuto voi di nascere nelle Marche, perché effettivamente stare al lavoro e guardare fuori e guardare il verde sicuramente è molto rilassante. Questa è una cosa che voi tutti apprezzerete molto, non c'è dubbio che dobbiamo riacquistare anche la capacità di interagire bene con il mondo, perché siamo stati un po' troppo reclusi. Mi viene una... non potevano applaudire solo te, ma grazie. Mi viene da fare una domanda, visto che anche il presidente onorario ha raccontato la sua esperienza: perché si fonda una banca? Cioè, qual è l'idea, qual è quella, perché? Beh, allora io posso raccontarti una esperienza della mia famiglia. In realtà la Banca del Piemonte è nata nel 1912, quindi l'anno scorso abbiamo fatto 110 anni. E quando ho detto all'inizio, io vengo a parlare volentieri in questi contesti, perché io so cosa vuol dire, e l'ho già detto, non voglio fare il ripetitivo, ma anche nella storia, perché essendo un'impresa di famiglia, diciamo così, io ho conosciuto mio nonno, evidentemente ho conosciuto mio padre, che anni abbiamo vissuto? Erano gli anni, ci sono stati anche degli anni terribilmente difficili, immaginiamo solo la Seconda Guerra Mondiale, ma anche quelli del terrorismo e così via. Allora, mio nonno, essendo nato nel 1900 e la banca essendo del 1912, non l'ha fondata a 12 anni. Lui era un signore che era nato a Casale Monferrato, aveva studiato, si era laureato in economia a Torino, però era figlio orgoglioso di salumieri a Casale Monferrato, però era interessato alla banca, quindi era entrato, appena laureato, in una banca che era la Banca Agricola Italiana di un grande imprenditore, un certo Riccardo Gualino, che nella storia dell'economia italiana è un grandissimo, un pazzo sfrenato che aveva delle visioni straordinarie, mecenate, antifasciste, è andato anche lui al confino, gli hanno sequestrato tutto, ha ricostruito tutto. Gli amici della Banca Sella mi hanno detto che negli anni di Gualino, per un investimento sbagliato, squilibrato di Banca Sella, a momenti salta la Banca Sella. Parliamo degli anni del fascismo, perché erano andati a comprare delle foreste nell'est d'Europa, cose del genere. Mio nonno sta in questa banca e se ne va a 29 anni con ispettore capo, dicendo poi: io lì ho imparato tutto quello che non si deve fare in banca. La Banca Agricola Italiana salta pochi anni dopo. Mio nonno viene richiesto da una piccola banca torinese, che quella sarebbe poi diventata la Banca del Piemonte, che aveva 7 dipendenti, una sola filiale, e si era mangiato tutto il capitale per le perdite. Gli hanno detto: senti, tu sei un manager, crediamo in te, vieni ad aiutarci. Lui dice sì. Stiamo parlando del 1929-30, quindi anche anni difficili, però lo stipendio lo voglio basso, tanto avete pochi soldi per pagarmi, però se ho successo mi date buona parte delle vostre azioni. Ha avuto straordinario successo, gli azionisti da scampato pericolo sono stati contentissimi di dargli a quasi niente le azioni, quasi niente no, perché poi con sua moglie, con tutti, insomma, ha cercato un sacco, ha fatto un po' di debiti per prendere le azioni e è diventato azionista di riferimento di questa banca, che intanto stava crescendo. Nel dopoguerra lui voleva crescere, però c'era il blocco degli sportelli. Allora lui dice:
fatemi fare una banca nuova. E lui ha fatto nel suo paese di origine, Casale del Monferrato, la banca di Casale e del Monferrato. Casale è una realtà in provincia di Alessandria strutturalmente, storicamente molto industrializzata, e quindi gestiva la banca a Torino e aveva costituito la banca di Casale del Monferrato, che alla fine degli anni 70 mio padre ha fuso ed è diventata quella che adesso è la banca del Piemonte. C'è bisogno sui territori, come ho detto, di diversità, biodiversità bancaria, perché la domanda di servizi bancari è diversa, ma anche adesso, è chiaro che adesso è completamente cambiata, come dicevo, la tecnologia, gli usi dei clienti, il modo di rapportarsi con la banca, però alla fine l'economia è sempre la stessa, cioè le necessità fondamentali dell'economia, finanziamento degli investimenti, delle idee, il finanziamento del capitale circolante, oppure nelle famiglie la gestione dei risparmi, la previdenza, la protezione a fronte dei rischi della vita, sia per le imprese sia per le famiglie. Questi bisogni sono bisogni fondamentali, come respirare, mangiare, bere. Ecco, quindi chi fonda una banca è un visionario coraggioso, ma risponde a delle esigenze concrete della società e dell'economia. E questo, poi voi che l'avete fatto, quando l'avete fatto, avete avuto un coraggio straordinario e siete stati anche molto bravi, ma non è che ve lo dico per un complimento, perché quasi tutti quelli che sono partiti in quegli anni in cui siete partiti voi sono andati male. Questa è la sostanza. E io non credo alla fortuna nel lungo termine, siete stati bravi, poi ci vuole sempre la fortuna nella vita, però è andata così, e io vengo qui anche con piacere perché apprezzo il successo fino ad oggi, non voglio portare sfortuna, ma io nel mio mestiere dico sempre, fino ad oggi è andata così, domani mattina, sapete, anche in macroeconomia, cioè se il vertice russo decide di domani mattina, invento Dio non voglia, di invadere la Moldova, tutto quello che abbiamo detto di pianificazione economica va tutto in palla, ecco, quindi siamo schiavi della geopolitica. E così si fonda una banca per venire incontro a una domanda latente che c'è, di gente che non sa bene come rivolgersi. Voi mi pare che siate l'unica banca indipendente, medio o piccola, delle Marche, delle regioni Marche, no? Ecco, questo lo dice, una regione piena di microimprese. Ecco. Sì, io sono convinto. È giusto l'applauso, è proprio così, piena di microimprese, ogni marchigiano è un potenziale imprenditore, questo è un'altra cosa che mi ha sempre colpito, il silenzio e il fatto che il silenzio non corrisponde a non avere idee. Adesso è un po' il contrario, no? Nella nostra global sfera è esattamente il contrario, però questo è un connotato molto importante. Insomma, di fatto uno fonda una banca con lo stesso spirito con cui si fonda un'impresa, no? Perché la banca è un'impresa. Esatto. Questo sarà il nostro slogan finale nel tour che facciamo. Sì, ma non è una novità, è come dire che oggi è sabato, perché c'è un po' stata per decenni la banca un'istituzione, ma quando tutto il sistema era pubblico, quasi tutto pubblico, insomma era un altro discorso. Certo, c'è stato proprio nei giorni in cui mi sentivo col presidente Cavallini un momento in cui le banche regionali, non italiane, californiane, hanno fatto tremare il mondo. Allora, che cosa c'è? Cioè, c'è del marcio in California, per citare i classici, per parafrasare, per che niente, è successo? Per niente, non c'è del marcio per niente in California, una delle aree più innovative del mondo a tassi di crescita incredibili. Cerco di fare un discorso semplificando al massimo, quindi i tecnici mi scuseranno, ma voglio essere capito da tutti. Dal punto di vista bancario e finanziario ci sono due grandi linee tra loro un po' differenti. Quelle dell'Europa che dice io regolo con regole prudenziali il più possibile e implicitamente accetto una minor crescita delle economie perché faccio sì che le banche rischino meno.
Il Nord America è diverso, con alti e bassi. Dice: io regolo meno il mondo bancario e accetto che si prenda più rischi e quindi che cresca di più l'economia. Silicon Valley Bank, la prima che è saltata, aveva un totale attivo di 211 miliardi di dollari, che più o meno sono 211 miliardi di euro, quindi più di 200 volte la banca di Macerata, per capirsi. Molte le parti, più o meno. Ecco, tanto per capirci. Quindi proprio dire banca piccola, eccetera. Era nata nel 1983 e aveva, ed era grande come il Monte dei Paschi, che è nato nel 1500. È nato prima di tutti. L'altra, la Signature Bank, quella sui bitcoins che è saltata a New York City, aveva 110 miliardi di euro totale attivo, più di 100 volte la banca di Macerata, nata nel 2001. Allora, il fallimento di queste banche al mondo bancario statunitense, che si accolla a tutte le perdite, costerà tra i 20 e i 25 miliardi di dollari. La mia domanda, e l'ho fatta anche alla Presidente Tinagli della Commissione Economica del Parlamento Europeo, che è venuta in ABI 3 giorni fa, la mia domanda è: ma quanta ricchezza queste banche hanno consentito di creare negli ultimi 40 anni o 20 anni? Quanta innovazione hanno consentito di fare? Ricordiamoci che, al di là di quei geni che stanno in Germania, ma i vaccini a RMNA, cioè quelli che hanno tolto tutti noi dalle grane del Covid, sono stati sviluppati da start-up sostenute da banche come queste nell'area di Boston sulla costa atlantica. WhatsApp, che penso che molti di noi utilizzano, è nato in California in qualche 25 anni fa. Ecco, non ho la risposta, ma sono certo che più di 20-25 miliardi di dollari siano stati creati, cioè un multiplo di ricchezza. In Europa l'approccio è diverso, completamente diverso. Vogliamo che le banche prendano meno rischi possibile per evitare delle tragedie tipo finanziarie, tipo quelle che sono successe là. L'Europa paga con una minor crescita, questo non c'è dubbio. Est modus in rebus, c'è una misura nelle cose, diceva Orazio, quinto Orazio Flacco, nel primo secolo avanti Cristo. Io adesso, i regolatori sono tutti rincalozziti, perché avete visto che qua non è saltato nessuno, sì, ma avete visto anche qua i tassi di crescita delle nostre economie rispetto all'economia nordamericana. Ecco, di nuovo, io sono favorevolissimo alle regole, sono una persona di regole, questo non c'è dubbio. Però non esageriamo, chiunque faccia il nostro mestiere, ne parlavo col direttore ieri sera vostro, sa quanta invasività c'è oggi nelle banche europee in termini di regole e di inserimenti nella gestione vera e propria delle banche. Questo, a mio avviso, sembra un po' esagerato. Quindi non voglio dire evviva l'America, voglio dire bene le regole, ma bene le regole che abbiano un po' di equilibrio. Non c'è dubbio che in queste regole c'è molto spirito protestante, c'è molto Lutero, no? C'è molto Max Weber, molta Germania forse, più che... Sì, ma anche in Germania ci sono molte voci critiche su banche dei Lander sono state salvate, allora, dallo Stato nel silenzio generale. Appunto. Con centinaia di miliardi. Andiamo, io pensavo una cosa, che ne parlavo con persona con cui io ho lavorato sia quando era in Banca d'Italia, sia quando poi è stato presidente di Unicredit, purtroppo non c'è più, il direttore Saccomanni è una persona di grande cultura. Lui mi ha fatto notare, e l'ho notato oggi, lo noto ogni volta che dico il Padre Nostro: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Se noi usiamo la parola debiti come la usiamo noi nel mondo di banca, se facessimo quello che dice il Padre Nostro, dopo 6 mesi la Banca d'Italia ci commissarierebbe, perché rimettere i debiti a coloro che ci devono i soldi, sì, ma no, ma questa è tutta che viene dalla cultura,
È evidente che si usa la parola debiti, perché poi lì c'è traduzione dall'aramaico, dal latino, perché si vuole usare la parola colpa. Ma la nostra lingua non è come la lingua tedesca che ha, che usa lo stesso termine, che vuol dire colpa e debito. Questo è emblematico della cultura tedesca. Spiega le regole in Europa, una parola. Esattamente. Io avessi potuto influire sui traduttori del Padre Nostro, avrei messo la colpa, rimettiamo la colpa, non tanto i debiti. Però questo, quando Saccomanni me l'ha fatto notare, cavolo, hai perfettamente ragione. Sì. La nostra lingua italiana è così ricca che quando abbiamo dovuto recepire il pareggio di bilancio in Costituzione, perché noi abbiamo anche messo questo, nonostante abbiamo un debito monstro di 2700 miliardi, in Costituzione, andatevi a vedere l'articolo che prevede appunto l'equilibrio tra entrate e spese e la copertura di tutte le spese, abbiamo messo la parola equilibrio, non pareggio. Per quanto è ricca la lingua italiana, che vuol dire pareggio, ma vuol dire, diciamo, l'equilibrio, no? Può essere questo, anche un po'. Ma questo spiega perché i tedeschi e i nordici in generale non vorranno mai un fondo che garantisca i depositi a livello europeo. E questo spiega anche 2700 miliardi di debito pubblico. L'importante è restare e continuare a vivere, ma questa è anche la ricchezza, no? Sì. Cioè interpretare la vita, che è una sola, sacra, direi, però in modo diverso, no? La unione nella diversità è lo slogan, secondo me, più centrato. Sono completamente d'accordo. D'altra parte, quella che attualmente è la più grande potenza economica, dopo la seconda guerra mondiale si è confermata sempre di più, gli Stati Uniti, sono un crogiolo, un'amalgama di razze in larga parte ben riuscita. Anche loro hanno dei loro enormi problemi, però insomma mi viene, tanto. Poi mi viene in mente un'altra cosa, che ai protestanti tedeschi sono stati rimessi i debiti con la conferenza di Londra nel 1953 dopo la seconda guerra mondiale, quindi diciamo i cattolici sono stati più buoni dei protestanti tedeschi, dovrebbero ringraziare di più questo spirito cattolico che viene così sintetizzato perfettamente nel Padre Nostro. La digitalizzazione sicuramente porta grandissime sfide, grandissime problematiche, grandissime opportunità. Se tu sei un cliente di una banca, indubbiamente puoi fare lo sportellista di te stesso e paghi anche delle commissioni, questo detto straordinario, paghi per lavorare. Però mi viene in mente questo, una cosa che mi hanno raccontato due banchieri molto diversi tra loro e che ho raccontato in un libro che ho scritto con un altro amico economista che si chiama Ingovernabili, proprio sulle piattaforme digitali. Andrea Orcel, tutti lo conoscono, e Giuseppe Duzzetti, decisamente di due diciamo universi diversi, ma hanno detto la stessa cosa. Alla domanda chi temi di più come concorrente, la risposta è stata Amazon. Hanno ragione? Sì, assolutamente. Tieni presente che Giuseppe Guzzetti è uno che, quando io ero molto molto giovane, ha creduto in me e ha detto lui dobbiamo portarlo in ABI perché mi sembra che abbia delle idee, e quindi io gli sarò grato per sempre. E tra l'altro ha anche una caratteristica che lo avvicina a me, è juventino come me, quindi applausi timidi della platea. Lo so che non faccio tutto piacere al vostro presidente milanista, ma ecco, no, ma ha ragione. Cioè, se questi si incominciano a mettere a fare banca, hanno una potenza prima di tutto informativa, perché sanno tutti i comportamenti dei loro clienti e anche il tuo profilo finanziario. Se questi vanno a ingrossare le file di quelle che chiamiamo shadow banking, cioè il sistema bancario ombra non regolato, quindi possono fare tutto quello che vogliono, i fondi pensione, i fondi di investimento, le finanziarie, eccetera, è un bel casino, ma sono perfettamente d'accordo. Adesso vediamo, Apple si è messa a raccogliere depositi. Sì, e infatti non è ancora disponibile, però offre un tasso del 4,15%, tant'è che infatti oggi siamo andati a cercare i conti di deposito in Italia che offrono il 5%, e ce ne sono parecchi, una decina, è l'inchiesta di copertina di Milano Finanza. Allora, siamo
teutonicamente in orario per aprire il dibattito. Guardo anche il presidente Cavallini alle domande e alle risposte, perché tanto noi, cominciando un tour nei prossimi giorni, ci potrete rivedere poi evidentemente vi daremo anche con i tuoi potenti mezzi le puntate, gireremo intanto le mani. Allora, se c'è qualcuno che vuole fare delle domande evidentemente al vicepresidente, si faccia avanti, non tema, e sinteticamente venga qui. Alzi la mano, che ci siamo noi, passiamo noi. Chiedo anche alla nostra conduttrice. Buongiorno, sono Marco Morosini, penso uno dei pochi under 30 qui presenti, qui in veste di giornalista, collaboratore. Io nella vita lavoro nella formazione, sono un impiegato della scuola, sono di formazione socio-economica e a lei chiedo, vorrei capire, dato che questa è una banca del territorio, le banche, i clienti delle banche chi sono? Sono chiaramente le famiglie, gli individui, imprese e professionisti, ma famiglie e individui. Gli individui debbono essere formati. Ecco, a lei volevo proprio chiedere questo, lato formazione, a che punto siamo con la formazione finanziaria? Quanto sappiamo di banche in quanto cittadini, in quanto individui? Quali soluzioni non conosciamo neanche, al di là del conoscere le singole realtà? E quali sono, secondo lei, gli orientamenti da seguire per una formazione finanziaria che parte, non dico dalle elementari, non lo so, forse, come la gestirebbe lei, come la strutturerebbe? Grazie della domanda. Allora, due cose. Formazione interna alle banche ne facciamo tanta, anche perché l'evoluzione delle tecnologie da un lato, delle normative dall'altro, dei comportamenti dei clienti dall'altro richiedono necessariamente una formazione continua, intensa. Ma penso che lei parlasse in prevalenza della educazione finanziaria, cioè quella della gente, della popolazione in generale. Ebbene, dunque, io sono uno che decenni fa si è arrabbiato tantissimo perché hanno tolto alle elementari l'educazione civica. Bravo. E adesso forse l'hanno rimessa almeno al liceo. Ma adesso qualcosa devono rimettere, perché adesso io ho i figli grandi, quindi non. Ma che a me aveva insegnato delle cose fondamentali l'educazione civica. Subito dopo viene l'educazione finanziaria. Con ABI abbiamo lavorato, stiamo lavorando molto con la FEDUF, la Fondazione di Educazione Finanziaria, ma siamo veramente delle gocce nel mare, perché ha ragione. La stragrande fascia della popolazione non conoscono alcunché, quindi io dico, se non nelle elementari, ma a partire dal secondo ciclo, dalle medie, io ci metterei dentro un po' di educazione finanziaria, i rudimenti dell'educazione finanziaria. Non riesco a capire perché sia così difficile cacciarlo dentro. Forse abbiamo difficoltà di trovare i professori, vabbè, poco a poco li troveremo e via. È un problema grosso. La situazione è migliorata negli ultimi anni, ma resto in modo, a mio avviso, insufficiente. Non c'è dubbio, perché noi abbiamo un petrolio, il petrolio di carta, che risparmio soltanto nei depositi italiani c'è quanto il PIL, 1700 miliardi di euro. Però io ho notato nella mia esperienza che gli italiani ancora oggi fanno molto bene i loro calcoli se devono scendere a mercato a comprare della frutta e della verdura, non sto scherzando, e molto meno attenti sono quando devono comprare dei prodotti finanziari rischiosi e quando devono comprare le criptomonete o quando comprano investimenti in diamanti che non sono né investimenti né diamanti. E questa dell'educazione finanziaria è fondamentale, economico-finanziaria, che si accoppia al tema dell'educazione civica e aggiungo europea. Io credo che nessuno al primo giorno di scuola elementare insegni ai nostri bambini perché c'è la bandiera europea insieme a quella italiana. Perché? Spiegato questo significato simbolico fortissimo, no? Mentre invece al primo giorno delle scuole elementari negli Stati Uniti le maestre e i maestri dicono: ognuno di voi
può diventare presidente degli Stati Uniti. E insomma la storia ci insegna che è proprio vero, è proprio così, se hai ovviamente le possibilità. Allora, un'altra domanda, ecco, viene raggiunto dal microfono. Ah, ok. È là sugli spalti. Arrivo. Buongiorno a tutti, noi siamo oltre che soci fondatori, abbiamo fatto queste vetrate bellissime. Allora, applausi. Una domanda che mi riguarda molto per la nostra azienda. Noi siamo un'azienda fortemente manifatturiera, non si trovano più ragazzi che vogliono imparare un mestiere, e siccome l'Italia è veramente, la considero veramente un'eccellenza manifatturiera, come la mettiamo sotto questo punto di vista? Grazie. Mamma mia, che domanda. Ma cosa fate voi? Vetrate. Noi abbiamo un sacco di giovani in gamba. Devo dire che nel nostro mestiere facciamo banca. In Piemonte e Lombardia non abbiamo difficoltà a trovare giovani in gamba anche nei settori nuovi, quindi la scienza dei dati, l'ingegneria dei dati e così via. Non me ne voglia. La questione del lavoro è una questione di domanda e offerta, e quindi c'è un prezzo in mezzo. Avete provato aumentare un po' gli stipendi ai nuovi giovani, oppure con delle opzioni a scadenza, perché lo so che tutti noi imprese abbiamo dei margini restrittissimi, cerchiamo sempre di ridurre i costi, però sulle risorse umane bisogna assolutamente investire, perché i nostri giovani sono il presente e la ricchezza e il futuro di questo paese, ecco. Quindi sostanzialmente ci ho girato un po' intorno, perché io non so perché lei non trova gente che sa lavorare il vetro e che ha voglia di imparare. Però la troverai. Io, se tu hai finito, do una risposta a questa domanda che trovo centrale, e do una risposta che magari può sembrare diciamo molto particolare, ruvida. Io credo che purtroppo l'esito peggiore della pandemia è stato togliere al lavoro la sua centralità nella vita dell'individuo. Cioè il lavoro è diventato qualcosa di opzionale, di marginale, che se c'è bene, se non c'è ci si arrangia con il reddito di cittadinanza, con il bonus, perché questo lo dobbiamo dire. Quello che lei mi ha appena detto, pensi, me l'hanno raccontato a Merano in un grandissimo albergo veramente di lusso, dove faticano a trovare personale. Quindi è una cosa che accomuna tutta l'Italia. Il lavoro non è più fondamentale. Mio padre era direttore centrale della banca commerciale, fu assunto da Raffaele Mattioli, quindi ho vissuto in una famiglia agiata, eppure a 19 anni ho fatto il fattorino, perché volevo la mia autonomia. Non è che ho fatto un gesto eroico, ma ho imparato questo, che c'è un individuo, diventa tale a tutto tondo nella società, se è un cittadino consapevole, italiano, europeo, marchigiano, fate voi, se ha nella centralità quello che appunto diceva Max Weber, etica potrestante, spirito del capitalismo. Questo è fondamentale. Il lavoro noi l'abbiamo perso, non si parla più di lavoro perché non è più un'esigenza. C'è un altro dato che fa molto riflettere: stanno crollando i neopatentati, moltissimi giovani italiani non prendono più la patente. Voi direte: ma che c'entra? Che forse sanno già che la macchina costerà 100.000 euro. Vabbè, è capace che sia questo, ma non c'è nemmeno più la necessità di affrancarsi. Un tempo, non un secolo fa, avere la patente significava essere stato minimamente indipendente, lasciare la propria casa, viaggiare, partire, conquistare il mondo. Ecco,
la combinazione della pandemia con forza dell'economia digitale sta creando sempre più capitale e sempre meno lavoro, a prescindere dal fatto se lei trova dipendenti per la sua azienda. Quindi già questa sostituzione enorme è in corso. Però ridiamo un attimo la forza e l'orgoglio di essere lavoratori, no? Anche qui a ridosso del primo maggio. Questa cosa un po' si sta perdendo per esito sicuramente dello smart working, della pandemia, del digitale, che sono tutte componenti importanti ma non fondamentali come il lavoro. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, ecco, non ce lo dobbiamo scordare mai. Conduttrice, capa, che dobbiamo fare? Altra domanda. Ci sono altre domande? Sì, ce n'è una. Sì, salve, buongiorno. Sono Edoardo Rosi, sono uno dei membri del Consiglio e nel mio piccolo un rappresentante del tessuto economico umbro marchigiano, ma soprattutto grande tifoso della Juventus, quindi guido con lei. Cioè, ci sono infiltrati dappertutto, esatto. Presidente. Condivido con lei questo accanimento che ci stanno, esatto. Che si è abbattuta su di noi juventini. No, sappiamo tutti che è notizia di questi giorni che c'è questo ritardo drammatico nello spendere i famosi soldi del PNRR, più di 200 miliardi che si dividono tra grants e finanziamenti. Volevo chiederle cosa ne pensava, secondo lei, se magari come tessuto bancario e in realtà come privato, magari possiamo un po' provare a rimodulare diciamo il modo di poter spendere questi soldi, aiutando magari di più, a questo punto rendendo più efficace la spesa di questi soldi che rischiano di non essere spesi. E quindi appunto volevo chiedere, visto che in altri paesi si è deciso di fare delle partnership vere e proprie, pubblico e privato, e poter addirittura rimettere a leva questi fondi che vengono dall'Europa e quindi moltiplicare ancora di più i benefici che questi soldi possono generare. Quindi chiedo appunto quale può essere il ruolo che magari può avere il tessuto bancario e soprattutto il tessuto privato nel aiutare a questo punto il pubblico a spendere questi soldi e rendere veramente questo paese un paese moderno secondo le milestone che sono state decise insomma qualche mese fa. Grazie. Sì, grazie. Io le rispondo per quanto riguarda le banche, poi Roberto probabilmente sicuramente molto più a fondo su questi meccanismi. Devo dire che stamattina c'è un'intervista del Ministro della Difesa, il piemontese Crosetto, che è piuttosto pragmatico e dice una cosa alla quale io sono contraria, però la dice con degli argomenti pragmatici. È inutile che ci mettiamo a fare dei progetti finanziati se poi i fornitori non ci danno quello di cui abbiamo bisogno. Cioè dobbiamo fare dei tunnel, ma sono tre le società al mondo che fanno le trivelle per i tunnel. Se queste hanno ordini per 5-6 anni e non ci possono dare le trivelle se non tra 7-8 anni, noi come facciamo a fare nei tempi del PNRR i tunnel? Questo mi è sembrato un ragionamento solido, ma forse c'è qualcosa che non colgo e tu, Roberto, sai. Le banche sono pronte, sono attive. Le grandi per le grandi opere, le medie e piccole per le questioni più locali. Bisogna che si comincino a innescare il circolo virtuoso, che arrivino i fondi, cioè che ci siano delle disposizioni per cui tra un certo tempo arriveranno i fondi e noi quindi possiamo incominciare ad anticiparli, ad aiutarli a strutturare dei finanziamenti, che è quello il nostro ruolo in PNRR, anche con un po' di consulenza. Noi per esempio la facciamo attraverso delle società specializzate al piccolo imprenditore di che cosa può ottenere da certi piani che si rivolgono specialmente al suo settore o al suo territorio, ecco. Ma per la cosa generale sì. No, concordo che le banche avranno un ruolo importantissimo però all'avvio dei progetti, perché le banche avranno un ruolo di lending e di factoring, cioè ti daranno l'anticipo e poi ti incassano le fatture, però devi partire, cioè il primo mattone ci deve essere. Qua siamo ancora in mente dei. Io dico ancora più pragmaticamente di Crosetto: noi come abbiamo sconfitto la pandemia? Con un commissario ad ACTA, un alpino, il comandante Figliuolo, e con l'esercito. Perché senza questo intervento
diciamo un po' brutale, noi avevamo ancora, stavamo facendo le gare per chi faceva l'hub più bello, capito? Eravamo sul pianeta Marte, pianeta Marte. È arrivato un alpino con la sua concretezza, ha detto usiamo la Croce Rossa, facciamo gli hub, avanti. Ok? Allora, se il governo Draghi aveva due emergenze da affrontare, il Covid e la messa a terra del PNRR, io per la semplice proprietà transitiva individuerei un'autorità delegata commissariale anche per il PNRR, senza voler, gliel'ho anche detto al ministro Fitto, non è che io voglio commissariare Fitto, oddio, però non ce la può fare da solo, e quel commissario deve stabilire quei 10, ma 10 progetti veri che muovano l'economia, non il ponticello. Allora vi suggerisco di andare, anche se non è un concorrente, Banca Progetto Banca Progetto, che è stata fondata da alcuni, tra cui Paolo Fiorentino, che è stato uno dei vertici di Unicredit, ha fatto un sito, andatelo a vedere, sul PNRR, regione per regione, clicchi e c'è anche la foto del progetto, di quanto vale, eccetera, e c'è di tutto. Nel Lazio, l'altro giorno stavamo presentando appunto questa iniziativa, nel Lazio c'è la ristrutturazione di una casa domiziana, quindi romana, e anche un bando per l'abbiata, non sto scherzando, di un corpo forestale, capito? Cioè, se nel NRR ci va l'edificio come l'abbiata, è evidente che non ne usciremo vivi. Io dico 10 progetti mirati, sapendo bene chi li fa, chi li mette a terra e chi fa evidentemente le subconcessioni, con poteri commissariali. Arrivo a dire il ponte sullo stretto, il ponte sullo stretto, posso, che devo ancora capire se serva, credo di sì, credo che ormai siano tutti d'accordo, se possibile lo finanziamo col PNRR, ma insomma un po' di pragmatismo, sono 200 miliardi, ne pigliamo 20, lo facciamo però, perché qua si parla per ora e basta, e quindi temo che cominceremo, e questo ce lo insegnano i banchieri, a indebitarci come prendere un mutuo e non avere la casa, cioè la follia finale, quindi mi auguro che ci sia una svolta in questo senso. L'ultima domanda e poi siamo in chiusura. Sono abbastanza veloce, speriamo. Comunque io volevo partire, sono un imprenditore, sono il presidente della Confartigianato Marche Sud, sono un piccolissimo imprenditore, siamo in attività dal 1980 e ho 10 dipendenti, pertanto sono nella media italiana. Quello che volevo dire è che magari prima parlavamo di inflazione, parlavamo di tasso di interessi, parliamo. Allora, quando ho iniziato io nel 1980, e cioè avevo neanche 19 anni, ho fatto un mutuo, ho fatto un debito di 73 milioni e c'avevo 3 dipendenti, con un tasso di interessi del 27%. Allora, quando oggi mi dicono, sa perché c'è interessi al 4%, e che è? Scusate, non è per tempo che si pia quelle paure. Noi abbiamo pagato gli interessi per 4-5 anni del 27% trimestrali, però ci aiutava molto anche l'inflazione. Era anche l'inflazione. Infatti proprio quello volevo dire. Allora, tutta questa paura dell'inflazione, io direi, se controllata e fatta bene, chiaro che non ci dovrebbe essere. Poi diciamo un'altra cosa, l'inflazione americana è una cosa, l'inflazione europea è un'altra. Noi abbiamo un'inflazione quasi solo, esclusivamente per errori politici, per errori. Guardiamo il 110%, fatto in quelle condizioni, in 5 anni, cioè una richiesta di materiali, di infrastrutture, di aziende che dovevano lavorare per soli 5 anni, quanto invece dovevamo fare uno sviluppo per almeno 20 anni. Naturalmente sbaglio il 110% perché bastava un 60%, che lo Stato ti dà il 60% per fare una strutturazione della casa, tutto quello che vogliamo. Ma non il 110%, la gente, cosa è successo? È successo che, abbiamo visto nelle nostre aziende, la gente diceva tu fai la casa, te la faccio io, ti preoccupare, tu non spendi niente. Si è improvvisati. E allora, se noi avevamo magazzini per 100 e abbiamo fatto una richiesta per
10.000, è chiaro che l'inflazione è schizzata in aria molto prima della guerra, perché non c'era la guerra quando sì, è iniziata l'inflazione. Pertanto volevo dire, se stiamo un pochettino con i piedi per terra, se cambiamo la banchiera europea, che non capisce niente, scusate il termine, con tutto quello che gli sussegue dietro, è chiaro che le cose andranno sicuramente meglio. Grazie. Prego. Grazie. Voi imprenditori siete splendidi, perché poi dite le cose concrete vissute sulla vostra pelle. E l'ha potuto dire lei, perché se un banchiere dice che una cosa oggettiva che ha detto lei, che nella storia economica di lungo termine dell'Italia il 4% che si paga adesso per indebitarsi non è un tasso di interesse elevato, ti saltano addosso dicendo sei pazzo, perché un anno e mezzo fa, due anni fa pagavamo l'1,50 e questo... Quello che sostiene anche il presidente Patuelli, peraltro. Esatto, certo. È giusto, è così, diciamo, i tassi di interesse adesso sono elevati. La Lagarde, poveretto, intanto ha dovuto sostituire un Superman che era Draghi, e poi non è che lei sia stata lei a decidere cosa fare dei tassi di interesse. Lì ci sono tutti i super economisti della Banca Centrale Europea. Il capo economista della Banca Centrale Europea, Philip Lane, è uno bravissimo, l'ha sbagliata anche lui ha riconosciuto chiaramente di averla sbagliata. Quindi giustissimo, vede, lei ce l'ha fatta, è partito a 18 anni con un'inflazione che era del 20% e dei tassi di interesse del 25-26%, e qui a dirci di un'azienda che è cresciuta, che funziona, quindi complimenti. Bravo. Complimenti, appunto, bravo, bravo. Spero che la banca di Macerata la sostenga e funzioni bene il suo rapporto con la banca di Macerata e in continuazione. Magari se cresce diventa, oltre la microimpresa, diventa piccola impresa, oltre i 10 dipendenti. Poi magari non vuole andarci perché ci saranno delle lacci e lacciuoli, delle rotture di palle che sono tipiche degli imprenditori un po' più grossi, che è anche una delle ragioni perché noi rimaniamo piccoli in prevalenza. Ecco. Allora, ci siamo. Ci siamo. È il momento della visita e poi... Ancora c'è un altro momento, c'è il saluto ovviamente del presidente Cavallini e qui dedico questo... Allora, io ringrazio per le domande e per l'attenzione, ringrazio moltissimo Camillo Venezio e Roberto Sommella e invito... Grazie, ma grazie a voi per questa realizzazione straordinaria. Ed eccolo qui pronto il presidente Cavallini. Io mi unisco ai ringraziamenti davvero senza limiti a questi due grandi personaggi che avete avuto modo di apprezzare, di valutare quanto siano non solo molto colti e capaci di far condividere il loro pensiero, ma soprattutto delle grandi persone, quindi grazie. Grazie davvero. Banca Macerata vi vuol lasciare un ricordo, è un piccolo ricordo. La busta contiene i due libri che ho citato, questo del presidente Tartufoli, e questa è una medaglia, puoi aprire se vuoi. Questa è una medaglia. Grazie. Allora, la medaglia che daremo a tutti i consiglieri che ho citato. Grazie. Allora, apriamo così, ci fate anche una foto. A memoria di questa bellissima giornata. Grazie. E adesso inviterei tutti i consiglieri e sindaci, vecchi e nuovi, a venire qui per fare una foto ricordo. E il Presidente e Sua Eccellenza ci onora della sua presenza, si accomodi con noi, grazie. E io ringrazio tutti i partecipanti di essere stati qui, grazie dell'attenzione. Voi intanto potete iniziare a fare un giro, quindi una visita di questa sede in autonomia, e anche ad approfittare dell'auto buffet nella sala adiacente. Grazie mille, buon proseguimento. Un applauso alla conduttrice. Eh.
Il convegno è giunto a conclusione, le persone stanno defluendo da questa magnifica sala convegni, da questa struttura che poi andremo a visitare. Noi ringraziamo quanti sono stati ospiti ai nostri microfoni, ringraziamo anche chi ci ha voluto qui questa mattina. Noi diamo la linea alla regia e appuntamento alle prossime trasmissioni di Radio Studio 7 TV.